come io. No, allora, oggi signori, live sui nostri traumi infantili, su un trauma che abbiamo visto da vicino e poi watch party. Non ero pronto. Aiuto. Doveva fare l'intro Nicolas, non c'era, è arrivato all'ultimo secondo e Pingu però ha inquadrato Tonno. E hanno boicottato. Non gli funzionano le cose, tra l'altro, non so se a casa sentivano, ma noi in cuffia avevamo fare. Sì, avevamo fare, se poi aiuto, non mi va più il tablet, non vedo ma la chat. Ma questa sera noi abbiamo Batman! Mister! No, basta, che è durata una volta, secondo me non deve essere ripetuta. Ma poi, in realtà, di solito, quando manca qualcuno di noi, aggiustiamo le inquadrature, no? Anche... No, abbiamo smesso di farlo. No, lo facciamo di solito. No, però... Due volte non l'abbiamo fatto. Non ci siamo ricordati che non c'era... Ci siamo ricordati, allora, che abbiamo smesso di farlo ufficialmente. Ma non è vero. Ti posso dire una cosa. Nick oggi è in modalità venditore folletto. Quelli che vendevano folletto. Ma quando è che non è successo? Quando non c'eravamo io e Frank, ma perché arrivavamo? Non si fa più. Riuscirebbe a venderti in maniera seria qualsiasi cazzata che gli passa per la questa testa. Questa è una cazzata. Sì, è una cazzata. No, abbiamo realmente smesso. Ma non è vero, ma dobbiamo farlo. Smesso. Ma perché dovremmo farlo? Un sacco di volte. Anche quando non ce l'ho io, uguale. Sì. Comunque abbiamo smesso. Ma è una stronzata, dobbiamo farlo. Smesso. Ma no, non abbiamo riapriamo ma la poi cosa. Tra l'altro lo rifaremo. Manca solo uno, come fai? No, smesso. Fai due. Smesso. Vabbè, è la cosa più facile, se manca uno è la cosa più facile. Smesso. Dopo risolverete questo dilemma. Perfetto, esatto. Sì, no, anch'io la perché voglio. Sono mancati per un attimo. Ciao. Frank e Nick, perché naturalmente sono andati ad armarsi di birra, visto che è una serata importante, lunga e bisogna essere belli carichi, ma soprattutto manca Cesare perché abbiamo fatto una cosa. Ho trovato un telefono. Di chi è? Non mio, di Nicolas. iPhone piccolino. Oh, non si fa i cazzi è proprio tuo. Oggi, L'ha guardato prima, Nick. E vabbè. Ho scoperto che le casse di birra, a quanto pare, qua sono da 6 birre. Ah, non da 15, okay. Ma infatti vi vedevo, perché è assurdo, ma perché Nick è da qua. Ma Nick continua a dire, prendiamone due. E gli dicevo, boh, mi sembrano troppe, prendiamone una. Però io pensavo fosse tipo da 15 e lui sapeva che era da 6. Quindi okay. Nick negligente, ma colpa tua. Io volevo prendere due casse sopra, allora, a quel punto. Fammi vedere quanto allora, ti sei dato coso lì. Oggi abbiamo 20 gradi e 5. Ti sei risposto. Ma di solito ne abbiamo 23. 20 di solito ne abbiamo 23. No, quando era però, 23 cioè, sono volati a se cuse posso perché dire, era troppo caldo. Un 40% di umidità. Pochissimo. Infatti io c'ho la faccetta felice. Anzi, è quasi troppo basso. Ok. Cioè, ci secchiamo. Un po' ho proprio le mani fredde. Mani non so per... No, fredde. Ho proprio io freddo. Forse sto morendo. Potessi morire. Ah. No, dicevo, abbiamo lasciato a casa Cesare per un motivo. Perché, giustamente, come sapete, dobbiamo stare attenti a tutto quello che ci succede intorno. Ok. Sì. È uscito Horizon, il secondo capitolo di Horizon. Ah, certo. E quindi abbiamo detto: Cesare, a noi non ce ne fotte nulla. Tu sprechiamo una settimana di riprese, ma tu stai a casa a giocare. E quindi avremo in esclusiva la recensione di Cesare, certo, che ha giocato Horizon e oggi non è venuto. Certo. E non verrà neanche i prossimi giorni perché deve finirlo. Ha detto certo. Ultimato. Beh, certo, a minimo si platinano ancora i giochi. Sì. Io platino solo Uncharted. Sì. Gli abbiamo detto: guarda, ma per caso ti va di partecipare almeno al Watch Party? Ha risposto così. Horizon. Sì, ha detto sì, Horizon, ma poi soprattutto dopo che io ho provato a chiedere seriamente, ha detto che dietro di lui passava della gente, poteva passare della gente, poi si sentiva magari a disagio di questa gente. Io ho detto, ma che cazzo dici? Cioè, nel senso, basta che ti metti in angolo. No, anche vabbè, perché so come cioè, io capisco, sua. Nel senso, anche io non avrei palesi, scusa. Anche io non avrei voglia. Ah, ok, sì, casa. Sì, no, certo. Ma io metto a fare un watch party. Continuo a proporre, e secondo me Nelson ci ha pensato, venerdì esce, come si chiama? Elden Ring. Elden Ring. Una settimana per giocare a Elden Ring. Ma noi non ci siamo. Esatto, secondo me non ci avevi pensato. Palesemente. No, non ci avevo pensato. Palesemente non ci avevi pensato. Non sarei andato. Quindi ma mi dispiace. Ti posso chiedere almeno un favore? Non mi va la chat. Levi dal cazzo quella roba lì e ti metti almeno al centro della tua inquadratura. Ma c'è Batman. Tutto. Ma è brutto. Ma è Robert Pattinson. Allora, tutti quanti adesso hanno Tom Holland come ospite. Noi siamo riusciti ad avere Robert Pattinson prima di Batman. Trattalo bene, per che favore. Che cosa triste. Allora, ammetto che questa nick era un po' triste come battuta, puoi migliorare. Ma non è una battuta. Io vorrei una puntata dove ci sei solo Tunic. No. Vabbè. Finalmente vedo la chat. Sì. Allora, no, una roba importante secondo me che è da spiegare subito in modo tale da mettere le mani avanti. Ma perché poi perché si alzano tutti? Vabbè, ma lasciali alzare. Vabbè. Chi se ne frega? Ma sai che non so di che cazzo parliamo oggi? Adesso cioè te lo io spiego. Mi sa che l'avete deciso che io ero a fare una call. Non so di cosa parliamo. Adesso te lo spiego, ma prima secondo me facciamo tutte le premesse del caso corte, taglio corto. Okay, aspetta che mi levo anche una. No, mi servi. No, tu adesso mi servi, porca puttana. Allora. Dimmi.
Datemi la potenza. È tutto quello che grazie vuoi. Grazie a tutti, a coloro. Pingu, non abbiamo resettato il counter, giusto? Aspetta che metto le cuffie. Aspetta. Hai fatto sì. Allora. Cazzo, ma che cavolo stai dicendo? Ma non l'avevo visto, dimmi, tonno, ma tu l'avevi dimmi visto. Che cosa? 2369 sub. Dici? Ma vecchio! No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Pingu, ma... hai aggiornato giusto il counter? Sei sicuro di aver visto il numero? Tu me lo giuri? Ma è del mese? Ma siete bravissimi. Ma è assurdo, ragazzi. Fatemi un applauso. Allora, io non ci credo. Aspetta, secondo me ha visto male. Sono tante, però ammetto che in realtà io puntavo più. Io voglio il neon. 2500, anche 3000 ce la possiamo fare. Bisogna è il 21. Hanno 21. Ancora 7 giorni. Vero, avete vero, una vero settimana per portarci, ragazzi, a 10.000. No. Mi raccomando. Cos'è? No, Nelson, stai un attimo. No, Nelson. Ti sento, ti sento, sto ascoltando. Allora. Non mangiare la cioccolata, se non fosse sempre. Piccola premessa. Piccola premessa. Di cosa parliamo oggi? Ma stavo ringraziando i sub. Potremmo fare una live sul apparato digerente degli animali. Grazie a tutti a coloro che si stanno abbonando. Ci serve davvero tanto. Ricordatevi che non siamo una onlus, le cose le facciamo per soldi, perché è il nostro lavoro. Parlocco è già tornato. E quindi ma abbiamo Cesare in call direttamente. Il campione di Horizon Italia. Ma non è un gioco online. Cosa sta facendo? Ah, figo. Ah, sto non sembrava un pad della Play. All'inizio non capivo. Sembrava un pensavo sembra un pov. Sì, siamo il pov dei porno. Vabbè, vai. Come si chiama il pov? Ciao, Cesare. Bella Cesi. Bella Cesi. Ma questa è la sua cosa. Ma ci sente. Tanto ci comparirà così. Non vorrei che non avesse capito male e avesse capito devo giocare a Horizon. Ah, ok. Ci sta, ci sta. Ma pensate, è strabello perché quando c'era Farenz. Come vedi fare? Come vedi fare? Forse ce l'abbiamo in call. Un saluto anche a Marco Farina, che ci segue sempre ed è in call insieme a noi. Grazie mille. Prego, prego Cesi, prego con Cesare. Minchia, è preso da sotto e tosta Cesare. L'hanno detto. È un cazzo di no, niente, dicevamo Horizon. Stai molto bene. Ti vediamo in forma. Ma comunque tu ci scherzi, ma oggi ho fatto una videochiamata in cui c'era della gente che non conoscevo, okay? Per un corso, okay. E mi ha fatto mega ridere che la gente non si cura minimamente di come appare. Cosa ti aspettavi? Ma mi aspetta, ok, però io mi aspettavo, ok, magari uno che stampa... No, ma tu non hai capito, l'inquadratura. No, c'è la fronte. Cioè, c'era gente che tipo gli spuntavano solo gli occhi. Ma perché facevano altro? Tutta gente rincagnita e mi faceva straridere. Ma sei l'unico che seguivo. Sì, esatto. Comunque abbiamo Cesare in collo, o lo caghiamo o lo mandiamo via. Cosa ma resta pure per... No, deve farci un commento direttamente dal Forbidden West. Esatto. È davvero forbidden, è permitted. Facci sapere. Aspetta, non vedo un cazzo. Perfetto. Non è che devi... Vabbè, ma no, ma ci interessava soltanto il commento, poi il menù. No, ma mi saltate di brutto, capisco poco, aspetta. Ok, no beh, dici semplicemente una tua recensione. Ma è mutande? No, Cesare. A me no, è vero, cazzo. Ma si potrà stare in mutande in casa? Ma scusa, con questo freddo. Importante. No, sono in pantaloncini. Sono in pantaloncini da casa. Vabbè, capita. Comunque, dicevamo, questo Forbidden West è davvero Forbidden. Io non so se ci fosse una voce comunque del come si chiama? Del Fanta Valley che prevedesse questa cosa. No, forse fa bannare, potrebbe fare meno 1000 punti, tipo così. Può essere. Non so. È iniziato oggi. Ed è terribile perché hanno pubblicato gli elenchi dei 500 e passa partecipanti divisi per squadra. Ci siamo io e Frank che abbiamo tipo la metà delle adesioni rispetto a voi tre. Ah sì, veramente? Sì. Nessuno ha scommesso su me e Frank. Cioè, il problema è che tipo io e Tonno siamo delle mine vaganti, nel senso che possiamo fare una baracca di punti come perderne tantissimi. Sì. In maniera irrecuperabile. Vero, verissimo. No, ma quindi dici di questo gioco, Cesare? Sono curioso. Vabbè, c'è un mezzo capolavoro questo. Ancora non l'ho finito. Ok, ma dici capolavoro per quali motivi? Giusto per capire un po', così riassumendo, storia oppure il comparto tecnico. Perché ce l'ha regalato Sony. E quindi sta continuando a regalarci giochi. Se ne parlo male, poi non ne regalano più. Hai ragionissima, certo, ti capisco. Ma io direi, guarda, per me è stato esaustivo. Cioè, esaustivo, io non posso chiedere di meglio, Cesare. Vorrei esagerare. È una figata, è una figata. Cioè, tutto ciò che nel primo faceva cagare, sì, qua è tutto fatto benissimo. Fighissimo. Perfetto, così se volessi anche recuperare il primo. Devi finirlo entro venerdì, giusto?
Io devo. Sì. Infatti, mi sono parlato. Poi esce Elden Ring. Ma poi mi fa ridere che si sta distraendo perché sta giocando. Cioè, non sta seguendo la conversazione. No, è nel menu. No. Ah, ok, scusa. Ma ti volevo chiedere una cosa, Cesare. Perché l'unica. E che cazzo vuoi? Non... Perché l'unica cosa che mi hai mandato di questo videogioco è stato un bug. Tra tutte le cose che mi potevi mandare, possiamo farlo cosa vedere che fa straridere. Non so come farlo vedere, purtroppo. Beh, mandalo. Aspetta che provo a Twitch. Provo a mandarlo, sì. Cioè, io pensavo, beh, Cesare mi manderà una roba fighissima. Così l'unica cosa che mi ha mandato è stato questo. Ma ci sta che ti mandi questo. Fa ridere. No, ci sta. Perché tutti ne parleranno bene, quindi. Sì, sì, hai ragione. Mio fratello mi ha mandato un tweet. Lo Stark. No, a parte lo Star continua. L'ho anche provato. L'hai provato? Ti è piaciuto? Ma che avete ordinato a nome mio? Cagare. Sì. Nicolas, ma ti fa? Ma no, Cesi, è che l'account. È che, no, è che il tuo account di Just Eat in realtà è quello nostro che usiamo. Ma cosa sta succedendo? E quindi io sono loggato con quello. Però è tutto. Ma poi posso dire che veramente sei un rincitrullito. Non riuscivi a farmi una pizza salsiccia e cipolle. Non ce l'hanno. Qual è il tuo problema? Chiunque ha la pizza salsiccia e cipolle, se no parti dalla margherita, ci aggiungi le salsicce e ci aggiungi le cipolle. Non facevano aggiungere la margherita. A un certo punto mi hai proposto una pizza. Provo la salsiccia. Io ho preso quella, il pesto. A pesto, non c'entrava assolutamente niente con quello che ti avevo chiesto. E poi mi rompevi il cazzo perché non volevo metterci il basilico sopra, che era gratis. Certo, era gratis, perché non lo devi mettere. Vabbè, ma non lo voglio. A me non piace. Ne voglio mettere 10 foglie. Perché poi il basilico gratis è semplicemente una foglia sopra. Ma io ne voglio tante di foglie. Perfetto, devo prendere tutte le vostre foglie. Comunque, abbiamo ordinato da un posto strano perché faceva pizze, fa tutto, poke, burger, primi, secondi, insalate, dolci. Sai cosa significa questa cosa? Club sandwich, che fa tutto schifo. Tutti al cesso. Che fa tutto merda. No, perfetto, no, sembra buono invece, sembra buono. Io in realtà ci avevo già ordinato. Ma quindi il bug? Il bug non so se ce l'abbiamo. Intanto mandalo a SV. Aspetta, no, devo uscire un attimo da te. No, mandato Cesare. Ma scusa, l'ha mandato a te, no? Tutto non lo prendi e lo inoltri. Ma lo stava già facendo Cesare. Ma lui non può farsi vedere però quando lo fa. No, mi ha mandato mio fratello questo tweet di un tizio che prende in giro un altro tizio che ha pubblicato su Twitter una foto di la protagonista di Horizon con un dettaglio della sua peluria facciale, dicendo: ah, ma Sony cosa vuol dire? Perché gli ha messo la barba ad Aloy? E quest'altro diceva: ecco un gamer che non ha mai visto una donna a meno di 10 centimetri di distanza. Ci sono. Ah, ok. Hai capito? Ho capito. Per far vedere quanto. Ma è così dettagliato. È così dettagliato che c'è la peluria facciale della protagonista. Ma è assurda sta cosa. È una cosa incredibile. Ho capito adesso. Sì, un po' l'ho spiegato. Cos'è che dicevi, Cesi? Scusami. Mi sentite? Non l'avevi spiegata meglio, Frank. Sì. Ho mandato il bug. Ma stavi parlando della peluria della protagonista, Frank. Esatto. Ma è pazzesca sta cosa. Cioè, tipo quella peluria invisibile che c'hai. Ma è quella che comunque hanno tutte le persone. No, non la tua. Ah, no, ok, perfetto. No, aspetta. Solo che non sono in una porta merda. Comunque a me spacca. Perché stavo pensando prima, quando gli si sono inquadrati i pantaloncini, io tutte le volte che vado tipo a casa di Cesare, che lui si è sbaccato lui sul è divano, così. Lui è sempre in pantaloncini, ma poi in maniera strana, tipo a volte si mette la coperta a mo' di pannolone, ok? E quindi tu lo vedi, sembra tipo un giovane bimbone. Sembra un irlandese. No, uno scozzese, quelli che hanno col tipo kilt. Non c'entra nulla, però okay. Perché la coperta di Cesare non è di quelle tipo scozzese. Ah, è vero, scozzese. Regalati un kilt, infatti. Cioè, ci sarebbe. Kilt per... Ce l'hai fatta, Cesi? Ma facci vedere. Ma non si vedrà mai. Oddio, vedo delle lentiggini. Oddio. Ah, merda, un po' sì. Vabbè, non è vero che stai vedendo. Sono dei cazzo di pixel. Non è la peluria. Quindi non è vera quella cosa della peluria? Ma secondo me, adesso sono in condizioni non di luce, quindi forse per quello. Okay. Comunque sapevo che nel primo, in realtà ero anche andato a vedermi il video, c'è una mod che la mette tutte le persone nude. Tutta nuda, anche lei. Visto anch'io. Era assurdo. Ma me l'avevi fatto vedere? Sì. Ma ormai c'è in ogni gioco, però. Sì, questa cosa di mod. Ma quella era fatta particolarmente bene. Ma non soffermiamoci su queste cose. No, una premessa importantissima che non abbiamo fatto. Ma vuoi liberarlo? Ah, liberiamo Cesare. Cesare. Se n'è andato. No, Cesare, come se n'è andato? Mi faccio vedere il gatto. Facci vedere il gatto. Vai, facci vedere il gatto. Facciamo live sui gatti. Interessante. Grande Gerti Bimbo. Porca vacca. Ma è diventato gigante. Assurdo. Oh, enorme. Sembra un alieno. Ma è un panterone. Cazzo, l'avevo visto che era piccolissimo due giorni fa. Ah, guarda che muso gigante. Sembra, è come se potesse tipo iniziare a parlare da un momento all'altro. Sì. È vero. E dire stronzi. Ma che faccia assurda. Assurdo. Minchia, è più maschio di te. Aia. Sì, infatti. No, non era un insulto, era un.
Merda, bello però. Ma è ancora da castrare? Beh. Sì, adesso gli tagliamo i coglioni, fra un mesetto. Vuoi fargli fare i figli prima di castrarlo? Vuoi un figliolino? No, io propongo dei gatti. Ah, tu sai delle gatte? Sì. Ah, ok. Tu hai delle gatte. No, no, sì, però non sterilizzate, purtroppo. Ah, okay, ok. Quindi in realtà no. Non sono andato a casa tua, non ho mai visto dei gatti, scusa. Tu sei andato a casa mia un sacco di tempo fa. Ma oddio. No, vabbè, però ci sono sempre stati gatti, due gatti. Due gatti? Sì, non mai visti. Un gatto bianco e un gatto che poi è scappato, ha cambiato casa. Ma tu hai dei gatti? No, in passato? No, no, ce l'ho tuttora. Vabbè, Cesare, ti congediamo, ti salutiamo. Ciao, ciao Cesare. Ciao Cesi. Ciao, era ora, scusa, continua a giocare. Buon Horizon. Buon Horizon. Grazie. Prego, prego, perfetto. Si può sapere chi sta vincendo il sondaggio su Instagram? È ancora in corso, è già finito? Allora, sia ancora, no, è in corso per 24 ore. È ancora in ore. Corso, ok? Chi sta vincendo? Ma l'abbiamo spiegato dire, questo sondaggio si può qua? Dire. Qui in live no. Okay. Praticamente abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram per far decidere alla community di Instagram cosa guarderemo. Sì, però, perché dopo la live, questa sera anche questo non abbiamo spiegato. Era esatto, che era quello che volevo spiegarlo di brutto, però... Faremo un watch party, quindi quando finiremo la live all'orario solito... E 5 minuti per riassestarci, e dove Tonno intratterrà il pubblico leggendo la chat. Ah, lì, ok, va bene. E dopodiché partiremo con il watch party. Nel frattempo voi potete prepararvi, perché per partecipare al watch party dovete aver collegato il vostro account di Amazon Prime. Quindi con cui potete accedere a Prime Video, al vostro account Twitch. È semplicissimo, c'è un link che si segue, si collegano i due account e potete guardare in watch party con noi il film che scegliamo, che state scegliendo che in realtà voi su Instagram. Bene, no, adesso non voglio andare. Sta vincendo il mio. Sta vincendo Doraemon. Esatto, no, per favore, attivate no. Amici cazzo. E parenti, guardiamo qualcosa. Ma fanno tutti cagare. No, non è vero. Quello di Tonno era molto figo. Io ho messo Frozen, ok, che non è il cartone, ragazzi, ma quello è un tizio che rimane appeso nella seggiovia. Ma poi era mega trash, era fighissimo. Era mega trash, secondo me spaccava delle... Però, oh, in realtà sono in hype anche per Doraemon, è che secondo me sarà bello. Cioè, ma ci sa che quello no, deve essere belli, merda. Deve no, essere no, merda, no, non sono d'accordo merda. Con questo. Devono essere film commentabili, nel senso che tipo volevo mettere Akira, non l'ho messo. No, ma che cosa mette Akira? Esatto, però... Neanche da dire merda. Ma film poi cos'è il film di Doraemon? Ma... No, io sarei più per la merda. Proprio. Anch'io sarei più per la merda. Perché se no me lo guardo a casa il film bello. Ma sì, quando hanno fatto un film bello. Su Doraemon? Io temo sia bello. Sì. Anche secondo me. Ma perché Doraemon non è bello. Quello in 3D che era al cinema? Ah, non è neanche quello. No, è un film a cazzo. È un live action. No. Cioè, è un cartone animato lunga di Doraemon. Dobbiamo guardare un cartone animato. È una puntata lunga di Doraemon. Ma che non è il film con l'in 3D. Beh, guarda, adesso c'è Supreme. Allora facciamo che mettiamo Doraemon e in realtà mettiamo un film horror. Hanno tutti votato, qua stanno scrivendo tutti che hanno votato Doraemon. Ma votate Frozen. Vabbè, è una figata. Pubblico è sovrano. Oh, sempre posso dire Nick è sempre meglio Doraemon di quello che hai messo te con Accorsi, sì, no, quello Nick quello deve essere una palla. Allora io volevo mettere Jack Frusciante, è uscito dal gruppo. Ma che palle. Ma perché? Ma perché è un film storico bolognese. Però è bello. Non è bello. Il libro è bello, il film non è bello, però è okay. Storico. Però è un bello, probabilmente. Cioè, non è brutto tale da dire trash. È trash. Cazzo, ma c'è... Ma perché deve essere trash? Perché non capisco. Ma scusa, se devi vedere un film con gli amici, ti guardi sì, la no, trashata. Ma non è vero, ma io, che cazzo. No, io concordo. Io ho sempre avuto solo le peggio trashate, le viste con della gente. Concordo appieno con Frank. Più il film è brutto, più diverti. Infatti, tutti i film che noi ci guardiamo belli insieme. Boh, cioè, ma cioè, no, ma io non dico che dobbiamo vedere un film bello. Dobbiamo vedere comunque un film commentabile, ma non per forza trash. È che se. No, è che se è bello, è difficilissimo commentare. Ma non bello. Non per Doraemon forza è palesemente bello. Ma poi non è vero, cioè, tipo, se tu prendi, che ne so, devo pensarci, ma ci sono dei film che sono belli e sono commentabili. Ma però me lo voglio godere, non lo voglio commentare. È ma difficile. Come lo commenteresti con gli amici? No, non lo commenterei. Io odio quelli che commentano. Cioè, io odio quelli che commentano. Secondo me, Nelson, hai un po' frainteso. Nelson, squalificato. Ma ho messo Doraemon. Avessi messo Inception. Però pensa, se vince Nelson, la prossima volta scegliamo noi tre. No, sì, è vero. Sì, sì, funziona così. Anche perché non c'è scritto la scelta di Nelson. È di Nelson. È di Nelson. Doraemon è di Nelson. Dicono, no, vi prego, votate. Ma anche secondo me, Frozen è strabello. Ma come fai a pensare? Oddio, Frank ci ha chiamato amici. Oh mio Dio. Frank ha detto. Guardare un film con gli amici. Vabbè, con i suoi amici. No, cioè, quando vedi un film con gli amici, vuoi che sia trash. E quindi, se il film deve essere trash in questa situazione, vuol dire che è una situazione tra amici. No, noi siamo, sì, ti no. sei fregato, Frank. No, sì, ti stai scavando la fossa da solo, Frank. La seconda volta in due settimane, tra l'altro. Noi stiamo ricreando in live una situazione che potreste vedere da amici, pur non essendo amici, ma attori. Professionisti, aggiungerei. Posso dire una roba che mi sta profondamente sulle palle? Sì.
mi avete fatto guardare Boba Fett. Tutto Boba Fett, ok? Non avete niente. Semplicemente fate guardare una serie fighissima. Io sono uscito. Stai mistificando. Tu attacca al moro! Oh, lanciate qualcosa, regia di merda! Lanciatela! Mi stava grattando le balle, lascialo grattare. Tu hai proposto di fare un podcast su Boba Fett dicendo facciamo un podcast su Boba Fett. Non l'ho visto, me lo guardo tutto. Allora, è un mese... L'hai fatto tutto da solo. È un mese e mezzo che dobbiamo fare dei podcast extra. È un mese e mezzo che spoileriamo internamente Boba Fett. Sì, è vero, l'avevo già visto tutto. Vabbè, lasciamo bene. Mancano due episodi. Però tu l'ultima settimana, prima di andare via, mi hai detto guardati Boba Fett che ci facciamo sopra un podcast. Esatto, ma come secondo me dovremmo farlo su altri, quello degli amici che avevi detto, sì. Arcane, anche se è passato chi se ne frega. Vabbè, passiamo, ci sta. Esatto. E quindi lui semplicemente si è... Avremo anche da fare Elden Ring, secondo me. Elden Ring? Vabbè, se ci giochiamo tutti sarebbe figo. Ma è il problema che ne parlerà un botto di gente. Ma se parliamo diversi da tutti, in maniera ignorante. Quello sicuramente, se ne parli in maniera ignorante, quello guarda su, ma senza neanche impegnarci. Esatto. Però è bello se ne usciamo tipo anche fra Boba due Fett. Anni con Elden Ring. Sì. Cioè quando nessuno ne parla più e noi... Comunque, no, Boba Fett non voglio dire nulla perché ci facciamo un podcast sopra. Tu che hai scelto di passare il weekend a guardarti Boba Fett. Esatto, tra l'altro la sono stato 6 mega episodi contento. Da 40 minuti scarsi. Non è che ci hai messo una mattina. Ci ho messo due giorni, ci ho messo metà pomeriggio e la mattina. Dopo sei, sette episodi beh, da 40 ci faccio minuti. Un po' delle pausine. Beh, cavolo, Frank, poi sono tipo 5 ore. Neanche 5 ore. Aspetta, ti spiego come le ho guardate. Perché ho avuto un metodo di visione completamente differente che mi ha aperto una strada fighissima. Sotto funghetti. No, magari. Ma ho preso appunti. Avevo il blocchetto con gli appunti. E quindi guardavo e mi scrivevo tutte le cose che mi piacevano, non mi piacevano. Tornavo indietro per appuntarmi i nomi, perché poi li volevo dire nel podcast. Ma è assurdo come ti cambia completamente la percezione, secondo me, della serie. Come se stessi studiando. Capisci molto di più. Capisci molto di più. No, in realtà un po' ti perdi, secondo me. No, zero. Io avevo proprio tutto il discorso che filava perfettamente, però mi sono accorto di quanto forse questa cosa abbia condizionato la mia visione, facendomelo sembrare bellissimo. Ok. Ma forse non lo so, perché forse c'ero troppo dentro. No, è bellissimo. Ci sono dei dettagli, ne parleremo. Io ho anche avuto un diverso approccio, una diversa visione. Okay. Ho guardato tutto facendo altro. Ma guarda che si vede che tu guardi le cose facendo altro. No, solo Boba Fett. Anzi, io volevo avanzare la critica che tu scrivendo, prendendo appunti, siccome ti sei perso delle cose. No, ma io sto Boba. Ah, ok. Perché Boba è uno di quelli che tu non puoi staccare gli occhi. Come staccare gli occhi, hai perso un dettaglio. Concordi, io Boba Fett l'ho visto tutto così. Ma anche Arcane, secondo me, era così. Cioè, non puoi distrarti un attimo perché ci sono cose continue se non capisci. Poi magari esagio. Però sì, ne questa cosa qua è da fare. Cioè, questa cosa proprio ci ho pensato, ho detto farlo con altre serie sarebbe un po' uno sbatti. Però se lo fai, ti godi le cose in una maniera insieme assurda. Al club del libro. Insieme al club del libro. Ma oggi non siamo qua per parlare di Boba Fett, ci faremo un podcast sopra. Siamo per parlare di Frank che ha visto La Maschera di Ferro e Black Widow. Ah, è vero, ne volevo parlare. Allora, prendo la ricarica d'acqua. Non trovate anche voi che, cioè, nel vostro immaginario, La Maschera di Ferro è quel film che avete sempre visto da piccolo, ma mai fino alla fine? Sì. Perché lo guardavate in TV. Ma è quello di Leonardo DiCaprio? Esatto. No, l'ho visto a scuola. Con Jeremy Irons. A scuola tutto? Sì. Io non l'ho visto. A scuola, ma tipo a scuola di occupazione? O? No, a scuola, Ce l'hanno fatto vedere. Storico. Sì. Ma perché io ho dei flash? Non so perché, però mi ricordo che l'ho vista a scuola. Ok, e non era occupazione? No. C'era una prof che ha detto guarda. No, noi occupazione. Ma tra l'altro, secondo me, tipo alle medie addirittura. Anch'io, uguale. Ma veramente? Ma a che scopo? Ma scusa un attimo, quando tu hai detto Maschera di Ferro? Io ho avuto un flash, ammetto la mia ignoranza, io non ho visto La Maschera non di Ferro. Non hai mai visto La Maschera di Ferro? Io ho subito pensato, io ho subito pensato a un film in bianco e nero. No. Con di lui Caprio. Che ha La Maschera di Ferro. È molto vecchio. Gerard Depardieu, è del 99 se ma non sbaglio. Ma è la storia di D'Artagnan o dei... Non è né D'Artagnan né Tre Moschettieri. Okay. È una storia inventata. Zorro. No, e, cioè, esiste una maschera di ferro che c'è su Wikipedia. Okay. La storia maschera, però in realtà c'è è una la storia. La maschera di ferro. Solo che no, come faccio a non spoilerare? È una storia. La maschera di pronto. È una storia inventata e ambientata. Ma la maschera di merda. Boh, ai tempi di Luigi XIV, direi XVI secolo, magari Spalman. Sbaglio. E con D'Artagnan, capo delle guardie dei moschettieri, che è la guardia del corpo del re di Francia.
e ci sono i vecchi moschettieri, cioè loro da vecchi che non sono più parte della guardia. Però vedi, no, aspetta, mi ricordavo bene. Infatti io quando hai detto Maschera di Ferro, c'è un film vecchio, c'è un film del 39. Ah, okay. E infatti mi ricordo questa scena qua. Tu hai visto il film del 39? No, quello del 99. Io non ho visto il film del 39, mi ricordo delle scene del 39, secondo me perché lo guardavano i miei nonni. E infatti appena hai detto la Maschera di Ferro ho pensato al bianco bellissimo. E nero, non avevo pensato a questa cosa qua. Però mi incuriosisce, no, quindi è da un guardare. Film secondo me da vedere, però io ci sono legato più emotivamente a quando ero piccolo. Perché t'avevamo messo... No, perché era il film che si guardava sempre da piccolo e non finivi mai. Anche se però me. Siamo solo io Nick a provare questa cosa. Tra l'altro in Tales of Arise, un videogioco, c'è lui che inizia con la Maschera di Ferro. Ma questo è una... ma anche se è... proprio vogliamo dire, anche Boba Fett ha una Maschera di Ferro. Vero, Boba Fett. No, è diverso, è imprigionato lì dentro. Ah, ok. Ma inauguriamo una nuova rubrica che ho pensato per dare ordine nelle nostre questioni a un certo punto, a caso, e ringraziamo le sub e poi non le ringraziamo più fino al giorno dopo. Che cazzo dici, sul serio? Ma tu sei sempre stato contro questa cosa. Esatto, però ultimamente li ringraziamo a cazzo continuamente, anche io per primo, e secondo me interrompiamo molto. È vero, no, io ultimamente l'unica cosa che faccio a volte ringrazio chi ha regalato, perché e allora ho pensato, bello. No, ma infatti solo chi ha regalato. Ok, solo chi ha regalato, ok. Facciamolo in un momento prestabilito. Ah, ok, va bene. Potrebbe essere adesso. Perfetto. Grazie a Laura Gianni. Laura Gianni 50 sub. Ma, 50 wow, sub. Ma davvero? Di nuovo? Ma l'aveva ma già ancora? Fatto l'altra volta. Ma come l'aveva? Pisca, è uno vecchio. No, può essere che l'abbia fatto di nuovo. No, è fatto di nuovo. No, nel senso è nuovo. Questo momento è nuovo. Porca merda. Ma non è forse la stessa dell'altra volta? Secondo me. Ah, ok. Non è la stessa. No, perché mi preoccupavo perché un po' ti so. Comunque grazie mille, grazie mille Laura, grazie mille. Stai tenendo su tutta la baracca, ma anche Giuli 0597 e Serenity 1911 aiutano con le loro 5 sub regalate. Bravi. Non credo sia più lo sconto, però continuate così. Vorrei tra l'altro creare una zona con i nomi di chi ci ha regalato più sub. Ah, merda, fighissimo. Sì, tanto, ci sta. Cioè, la farei a cazzo, tipo che prendiamo la lavagnetta. Una bacchetta con le freccette. Io l'ho sempre detto. Sì, ma è una cosa carina. In realtà il mio sogno sarebbe riuscirlo a integrare in maniera figa. Sì, ma no, ma anche soltanto sostituisci un quadro, un qualcosina e la metti lì. Cioè, capito? Sì, va bene. È tipo al posto di sta merda. Che bello. L'ho fatto io. Posso capire, ci sta bene, ma non è ci bello. Ci sta bene, non è bello. Bello, no, sarebbe sta più bene, bello sì. Mettere l'elenco dei sub. Sì, concordo. L'elenco dei sub te lo metti nel culo. Va bene. Però, insomma, perché era un momento da ogni tanto guardare. Quindi grazie alla prossima live per i ringraziamenti. Però brava Laura che ha regalato gli abbonamenti in modo tale che più gente si possa godere il film di stasera. Esatto. Perché, ah, cavolo, è vero. Ah, bravissimo. Beh, certo. Non c'entra un cazzo, ma che minchia dici? No, devono essere a meno non prendere. Non dovete essere abbonati, basta che abbiate collegato Prime. Poi se con Prime, dato che avete un abbonamento gratuito al mese, volete darlo a noi. È vero. Invece ad altri streamer poco meritevoli. Ma ho visto anche Black Widow un po' in ritardo. No, ragazzi, non ci frega niente, è passato non da 20 anni. Non l'ho visto anch'io, sai. Non me l'hai visto? No. Ho visto WandaVision, però. WandaVision bellissimo. Carissimo. Vorrei vederlo quello. Bellissimo. Cazzo, siete rimasti dentro. Natasha Romanoff. Ok, è molto bello. Ok. Ah, e mi ispira lui. Neanche a me, l'ho guardata, è la più bella che hanno fatto, secondo me. Vabbè, ci arriverò, devo anche vedere gli Eternals e l'altra tipa. No, bellissima, è patto del giorno. Pingu, perché cazzo riesci a mandare il patto del giorno e non sei riuscito a mandare i miei 3 attacchi? Aspetta, al moro? No! Beh, la regia che si rivolge. Waste, dovremmo fare un wasted. No, porca troia! Avevamo le emote nuove, avevamo cazzo, i bar, non li avevi messi, cazzo. È vero. Ma se li carico adesso, funziona. Come sì. Funziona. Prova, boh. Provo, aspetta. Perché no? La regia non è mai stata così reattiva in vita sua. Sarebbe figo, beh sì. Beh, sentiamo il patto mentre ne sentiamo il fatto. Esatto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Il mio patto del giorno è: hai il dono di parlare con tutti gli animali, anche con gli insetti, ma con le persone umane parli tutto all'incontrario. Voi cosa fareste? Accettate il patto o no? Allora. Beh, fighissimo. Io l'altro giorno, un po' di tempo fa, non mi ricordo perché, ho guardato una puntata di Space Valley in reverse. Guardate in reverse. Ero con te. No. Anch'io. No, ero io. Eravamo io e Pingu. Eravamo io e Pingu. Pingu da me. Scusa. Scusa, Pingu. Umilmente. Beh, l'hai offeso. Abbiamo guardato un pezzo di puntata di Space Valley in reverse. È bellissimo. È bello, veramente. Io vorrei un canale a parte che ripubblica Space Valley in reverse. Se pensi che ci possa essere un pubblico, ci sta. Sì. Ok. Ok. Tu lo guardi e ridi dall'inizio alla fine. Ma riesci anche a capire qualcosa? No. Ma facciamolo. Io proprio. Quindi.
io a proposito di questo patto, subito. Ma io... le persone che si parlano in reverse, okay, cosa che alcuni sanno fare nella realtà. No, impossibile. Faso degli storie tese lo so fare. Ma sono quelle, allora, sai che cosa? Sono quelle cose che dicono di saper fare. No, no, l'ho visto poi fare. Poi nel momento in cui lo fanno, fare. Ma nel momento in cui lo fanno, tu non riesci a capire una persona se sta realmente parlando in reverse. Ah, esatto. Quindi ti va bene, no, tutto. No, no, lo facevano al musichione. Lo dicevano, poi tu me lo inviti qua e me lo fai esibire, a quel punto ci credo. Vabbè, anche in remoto. Che cazzo è questo? Faso degli storie tese. Ah, ok. È un noto giocatore allenatore di baseball. Come fa a parlare in reverse? Perché cioè, si è allenato? Esatto. È una roba. Sicuramente si è allenato. Okay. Infatti, le loro canzoni sono piene di messaggi al contrario. Come facevano anche i Pink Floyd. Ok, ok. Però secondo me è figo parlare in reverse. Quindi in realtà ci sta. E poi parli con gli animali. No, secondo me è quella la cosa allettante. Sì, cioè, la cosa che chiudi qualsiasi comunicazione con gli umani, perché alla fine non ti capirà nessuno. Fai ridere comunque il fatto che parli in reverse. Poi diventa, puoi anche farci lucrarci un botto su sta roba. Pensa, cioè, come dire, il circo. Tu puoi parlare con gli animali, interagire con loro e poi tu parli in reverse. Sì, però parlare con gli animali è veramente figo, anche con gli insetti. Per scoprire cosa pensano. Sì. Però magari non pensano un cazzo. Io mi sa che l'avevo già raccontato in live. No, sì. Forse no. Che io a volte ho parlato con i miei gatti per sbaglio. Beh, ma anch'io ci ho sempre parlato. Anch'io. Cioè, io è successo delle volte che mi stavo per addormentare. E in mezzo in dormiveglia parlavo con il mio gatto, oppure cercavo di ricordarmi cosa mi aveva detto il mio gatto. E poi dopo mi rendevo conto che era un'enorme stronzata. Che figo. Ma io sto riuscendo, il modo migliore per parlare con gli animali è credere che ti stiano capendo. È l'unico modo per poter parlare bene con gli animali. Io sono convinto che mi capiscano. Anche no, no, non capisco nulla. È una settimana che faccio terrorismo alla mia gatta, perché giovedì è... E cosa? La castrano. No, ok. Non so come funzioni. Non so come funzioni se ti... Ma no, tutto. Frank, ma la sterilizzano. Sì, la sterilizzano, una... eh. Vabbè, non lo so neanche io. Non so se ma te cosa le dici? Gli faccio un botto di... Ah, va che adesso poi non si fa più. Perché lei fa sempre un po' le avance con gli altri gatti. Ah, quindi. Ok. Quindi io ci sei, sei convinto che ti capisca? Ma la più piccola? Sì. Povera, che hanno tremendo per lei. Hanno tremendo. Sì, poverina. Cioè, un botto di sfighe. No, secondo me non se ne accorge. Dici? Pare che la anestetizzano. Non ha senso del tempo che passa. Non lo so, però la anestetizzano. Io a volte mi faccio il trip del fatto che in realtà i cani non conoscono il proprio nome. Non lo conoscono. Beh, ovvio. Ma semplicemente per loro è un urlo. Che riconoscono e dicono che devo andare dal padrone. Però per loro è tipo: oh! Scusi, io ho sempre avuto paura che confondessero il loro nome con qualcos'altro. Tipo, bravo. Sì. Magari lo confondono con il loro nome. Ma è che loro non hanno il concetto di nome, Nick. Volevo svelarti questa piccola cosa. Secondo me ce l'hanno. No, non ce l'hanno. È impossibile. Chi cazzo glielo mette? Secondo me ce l'hanno. Ma non è vero. Ma come fanno ad avere il concetto di nome? Ma cavolo, perché lo chiami con quel nome? Ma perché loro associano quel suono al fatto di venire da te. Magari dicono: ah, cazzo, mi chiamo così. Qual è il patto del giorno? Non sono d'accordo. Il patto del giorno, tu praticamente parli in reverse nella vita di tutti i giorni, non puoi parlare normale, ma parli solo in reverse. Ma hai un cazzo enorme. Accetto. Allora, potrei comunicare con gli animali, ma con gli esseri umani... Ma no, vaffanculo, ma chi se ne frega. Comunque, io non accetto. Mi fa ridere che tu non accetti. Perché non accetti? Te odi gli animali. Io accetterei solo per sapere cosa dicono il gamberetto che c'è nell'acquario qua di là e i due gamberetti che sono nell'acquario. Secondo me però. Ma puoi scrivere. Ah, puoi scrivere. Poi è bellissimo Nelson parlare in reverse. Secondo me il tuo gamberetto nel tuo acquario dice aiuto. Secondo me il mio sta da dire perché da solo invece se chiedi ai miei non ci sono più, quindi non puoi ragazzo. Chiedergli niente. Sai quanto è costato il tuo acquario? Lascia stare. Intanto è ancora a posto. Oddio. Ma acquari a parte e patti del giorno a parte, ho caricato le emote. Come sono i palloni, non le ho ancora viste però. Allora, abbiamo caricato tre nuove emote. Ma le stanno già usando. Che sono attacco al biondo, bellissima. Rage quit e falsa informazione. Che dovete usare non solo quando noi come dire, chiamiamo uno di questi momenti così da partecipare voi, ma anche per chiamarli voi. Cioè, se secondo voi qualcuno ha detto una falsa informazione, spammate falsa info. Se tonno vi sta molestando, spammate attacco al biondo. Se dite che qualcuno sta per smattare, lanciate un rage quit, capito? Dovete giocare cioè praticamente sono come dei trigger. Perché abbiamo notato che la maggior parte di voi non scrive, palesemente si fa i cazzi suoi mentre vorrei, però. Sono come i pulsantoni di LOL, no?
Vero, vero. Cioè, sono come dei trigger, usateli sia per partecipare quando noi lanciamo le rubriche, sia come trigger. Tra l'altro, non vorrei dire, ma se volete, se avete una tastiera programmabile o una Stream Deck, riuscite a mettervi i pulsanti. Quello fighissimo, quello veramente figo. Attivatevi così. Come fa Pingu. Vi faccio notare un'altra cosa. Sì. Oggi che non c'è Cesare, sì, non ci sono commenti antitonno che sbucano. Cazzo, è vero. Ma chi li sta mandando? Chissà chi mandava. No, è assurdo. Questa è una roba che, su cui stavo riflettendo, stavo guardando la chat, ok? Ed è mega pulita. Sì. Non c'è nessuno che insulta, nessuno che mi insulta e che se la prende con me. Non solo me. Io ho letto qualche volta, ah, mi dispiace, ma questa volta devo dare ragione a tondo. Chissà perché! Perché dice... Vediamo se hanno capito come usare le emote. Tu capisci quanto una persona può influenzare? Certo, ma influenza la percezione. Ma soprattutto il preferito di Spalle, di certo, Cesare. Cioè, chiaramente, che quello da sempre, per sempre. Vuoi ricordare sempre la solita storia? No, dai, no, meglio non ricordarla. Ma in realtà, noi prima di arrivare al Watch Party, sì, avremmo un argomento da sviscerare. E anche la cena, poi. E anche la cena. L'hai detto prima durante la pre-intro, ma non mi ricordo. Traumi infantili. Aspetta. Possiamo anche lasciare un attimo da parte i tuoi, ma direi quello a cui abbiamo assistito tutti noi. Porca vacca. Mentre stavamo guardando un salotto. Io ho un trauma pesissimo. Più peso di quello? Okay. Non lo dirò. Vabbè, cos'è successo? Vorrei semplicemente aspetta, lancio una cosa, sì, prima, certo. Parliamo di traumi infantili. Se qualcuno di voi ha un trauma infantile che vuole condividere, possibilmente una roba tranquilla. Sì, ma non è un stata trauma, una discussione allora con la regia. Bene, che sono io ho dei traumi, ma normali. Ok. Cioè, vabbè, nulla di non diteci robe troppo pesanti, ma mandatele. Ripeto. E sappiate che se insomma, le potete condividere, ne parliamo un attimo. È uno spazio sicuro. Posso dire un'opinione impopolare? Vai. Vedere i propri genitori che fanno l'amore non è un trauma. Ma cioè, no, ma perché dovrebbe essere una cosa così? Potete mandare. Spesso è arrivato questo messaggio anche secondo me per altre cose, l'ho sempre sentito un po' dire, ho visto i miei che facevano l'amore, ma non succede assolutamente, cioè non è una roba che li umanizzi molto di più, cioè li sono bestie. Sono delle persone normali, ma dipende da tante cose, nel senso, se ti dico, cioè dipende a che età, se sai che cos'è il sesso, se non lo sai, come lo stavano facendo, e comunque nessuno di noi ha visto i propri genitori fare l'amore. Io ho preso una roba, però non Il ragazzo è rimosso. No, è che non mi ha mai traumatizzato, cioè non mi ha mai fatto niente. Ero piccolo, però. E poi mi fa ridere perché mentre stavamo pensando ai traumi, sì, no, cosa vale? No, che ne so, magari uno. Ma non vale quando hai scoperto il tuo. No, che cosa? No, tuo tipo animali, esatto, che agiscono sulla tua persona in maniera. Cosa? Quando c'hai animali, che ne so, tipo il cane eccitato, certo, ti attacca la gamba, quello beh, in effetti, da piccolino può essere un po' un trauma. Può traumatizzare, sì, quello lo potete raccontare tranquillamente. Sì, vero. Altre cose, Stavo dicendo che, ma perché mi è appena venuto un trauma infantile di una cosa che mi è successa, ma forse l'avevo già raccontato. L'avevo già raccontato, secondo me. Ma no, mi fa ridere che quando le stavamo pensando, c'era Nick che faceva, io ho un trauma assurdo, e poi gli faceva, anche questo e quest'altro. Non li posso dire. Ma certo che no. Ma perché non li puoi dire? Ma perché sono robe troppe pese, come dice anche Nelson. Dato la soluzione, sì, ci sono dei tuoi amici. Ma sono pesi per me. Cioè, non riuscirei a tirarli fuori in live. Non l'avrebbe mai detto. Non la usava la tattica dell'amico. Non la usava. No, un casino. Perché? No, ma così pesi. Un mio amico. La cosa difficile è anche solo dirli, anche se dice un amico. Cioè, io ne ho uno che non ho mai detto a nessuno. Cioè, mai detto a nessuno? No. Non si può, qualcuno ha un numero di una psicologa che la invitiamo. Ma veramente? Ma che svelerai qua? No. Dai, cazzo, ti prego. Con una psicoterapeuta, sì. Ma aspetta, senza, non te lo voglio tirare fuori. No, non però ti dico niente. No, non ti dico stai niente. Stai un attimo fermo. Non ti dico niente. Ma pesissimo? Pesissimo. Non ti dico niente. Cazzo, magari è quel pezzo di puzzle. Che ti fa dire. Che ti fa dire. È ecco, un po' perché adesso è così. Anzi, adesso ha la scusa perfetta, ogni cosa uno dice. Però guarda, in realtà questo pezzo me l'hai già dato, perché dicendomi questa cosa qua, ma allora capisco, me no, cioè mi immagino le peggio robe, e allora penso proprio, ok, ci sta che sei così nella vita. Un cazzo. Ci sta. Ok. No. Cioè mi piacerebbe dire è per quello, ma no. Ah, non è per quello. No. Ok, cioè sei solo tu così, purtroppo, e basta. Beh, le tante cose che la vita ti offre fanno sì che una persona diventi in un certo modo, non è, cioè c'è sempre un motivo e non c'è mai un motivo. Io sono stato per te un trauma? No. Ok, no, perché lo suggerivano in chat, quindi ho chiesto. Vabbè, comunque no, cioè, il fatto che però tu te lo chieda, questo è un problema, secondo me. Beh, sono curioso, cioè, giusto, voglio sapere. No, cos'è successo? Noi stavamo registrando un salotto, ok, settimana scorsa. Guarda che stavano suggerendo, guarda che bravi, stavano suggerendo il mio rage quit. Veramente? Sì, stavano anche perché dovete usare le emote come trigger, quando, capito? Non avete capito, vaffanculo.
No, no, hanno capito. Stavamo registrando un salotto che uscirà questa domenica e a un certo punto ci siamo dovuti fermare perché noi tipicamente quando sentiamo suonare di ambulanze, pompiere, robe simili andiamo avanti, sì, tanto non c'è. Erano effettivamente però molto forti. Erano urla fortissime. Allora, sembrava che... Posso dire una roba? Pensavo fossero degli uccelli. No, io avevo paurissimo. Perché sembravano un po' dei gabbiani. Tipo, io ho pensato due cose. Qualcuno che si stava per far esplodere. Okay. Anch'io, ma anch'io ti giuro, qualcuno che stava sparando. Sparando? Vabbè, sì, sì. No, te lo giuro, erano delle urla. Si sentiranno le urla nel salotto. Mica sentito il caricatore che veniva. No, erano fortissime, stavano... Ah, aiuto, è qui, è qui! Oppure l'altra cosa era che un bus avesse investito qualcuno, sì, e non se ne fosse accorto e gli stavano urlando tipo, guarda, a volte capita, c'è la notizia, trascinata per 20 metri. Io non so perché quando sento le urla così, perché a un certo punto ho capito anch'io che erano urla, ho subito collegato a uno che voleva commettere un gesto folle. Io pensavo che uno volesse buttarsi. Sì, esatto. Ma soprattutto quando siamo usciti, perché poi siamo usciti, adesso racconteremo bene, la situazione che c'era, dove tutti guardavano, sì, era ho pensato alto, ci fosse qualcuno che si stava buttando. Anch'io. Sì. Perché era una finestra. No, scusami, è flashato in mente. Mi è flashato. La mezza delusione nello scoprire che la persona non era la nostra vicina, un po' rompicoglioni. Ma non è quello, ma no, no! Ma cosa dici, Nicola? No, ci dissociamo. Certo che ci dissociamo, però abbiamo avuto un attimo che abbiamo visto la nostra vicina affacciarsi anche lei da un'altra parte e abbiamo capito, ah, ma allora non è lei. Vabbè, ma a caso non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Certo, è troppo inside. Allora, però, allora, c'è stato un attimo di rimanere molto generico. Allora, no, la cosa che è successa, certo, beh, poi aggiungete dettagli se volete, semplicemente noi abbiamo sentito queste urla che non cessavano e pensando ci fosse qualcuno che si stava per far esplodere o che cavolo ne so, siamo usciti tutti di corsa. Esatto, io stavo pensando, ho riso Nick, non per quella roba lì, ma perché mi sono immaginato un universo parallelo in cui Frank si alza, chiude la finestra e ci rimettiamo tutti a sedere a continuare a fare il salone. Ho guardato dalla finestra e c'era uno di quelli che lavora lì vicino che fissava avanti. Beh, noi abbiamo fatto la stessa cosa. Tu hai detto, cioè, lui che sta fissando sta e quindi ho detto, ok, sta succedendo lì da noi. Ah, ok, che da un'altra lì. Noi dobbiamo andare a fare i guardoni di base perché non abbiamo fatto niente di utile finché non ci hanno consegnato un bambino. No, aspetta, ma cosa bruci le tappe? Noi siamo corsi, mossi da un dovere civico nell'aiutare le persone bisognose. Eravamo in cinque lì a guardare. Posso dire anche una roba? Secondo me nel bolognese classico, magari è una roba che non c'è negli altri, c'è un po' il sintomo dell'umarelle, sì, arriva, è del DNA, e guarda, abbiamo fatto quello. Sì. Ma poi noi addirittura eravamo anche abbastanza per le nostre, invece Cesare, che non è qui che per poter è proprio entrato nel posto. Ma io non ho capito come è successo. Cesare è andato a chiedere. Scoprire cosa stava succedendo, è entrato. È che ha fatto 2-3 passi. Però Cesare in questo è molto bravo perché si è subito inserito, ha chiesto, si è presentato. Sì, solo che hai capito, c'erano le tutti i professionisti del settore che magari dovevano anche fare cose in fretta e lui camminava e faceva cosa succede è assurdo perché il mio istinto di sopravvivenza a me dice stai lontano, mi dice stai lontanissimo, guarda, e Massimo corre come una gazzella. Infatti quando è entrato dentro, cioè nel mio cervello elaboravo, cazzo, ora magari c'è uno armato, ora magari c'è un incendio, ora magari c'è, vabbè, è rimasto lì, è andato lì, molto nei pressi, però insomma era una situazione un po' ma poi io pensavo anche magari devono fare cose in fretta e c'è lui in mezzo. Sì. E aveva, e non so, non sappiamo ancora perché, ma Cesare ha indossato una calza maia per l'occasione. Sì, con una C gigante. Ah, C, è vero, gigante. No, questo non te lo sei, perso. Te lo sei perso? È una gag. Sì, vabbè. E aveva quella maschera addosso. Sì, esatto, aveva questa maschera. No, allora, ripercorriamo tutto. No, era una gag, è Superman. c'ha la S. Sì, vabbè, ma C di Cesare. È una battuta brutta. Comunque siamo usciti e abbiamo visto che stava arrivando in quel momento la camionetta dei pompieri. Tranquilli, molto tranquilli. Vero. Nel frattempo abbiamo visto tutti i professionisti che lavorano lì intorno che guardavano questa finestra. Abbiamo guardato anche noi questa finestra e da questa finestra abbiamo visto un nostro vicino, però è di un altro... Un altro appartamento. Un nostro vicino che conosciamo, che dalla finestra diceva ai vigili, è qua, tranquillo. Pensa quanto sono stupido, io ho pensato nel momento in cui ho visto il vicino lì, o che avesse una casa enorme, o che avesse dei parenti lì. Io pensavo avesse una casa enorme.
sia, non sappiamo. Ma io ancora non l'ho visto lui. Non, cioè, io come no, non l'ho visto in quel magari momento. Magari lì sopra è tutto unito. No, lui era lì che diceva ai vigili: è qua, tranquillo. Nel frattempo, però, dall'atrio del palazzo in cui Cesare si stava intrufolando, due signore, una signora soprattutto, sì, sui 40-50, ha iniziato a urlare di brutto. Ma che erano quelle che urlavano prima. Sì, erano agitatissime. Cioè, quando vedevano le forze dell'ordine, adesso le imiterò, non è che dicevano, non un po' in attacco di panico, non è che come il nostro vicino dicevano, venite di qua, o spiegavano. Sì. La situazione era questa. Diciamo che erano coinvolte, però, le signore, sì, giustifichiamo questa cosa, che erano coinvolte. Prova ad accendere di panico, il boom qua, se vuoi. Allora, cioè, io sono la signora. Ora arriva il ragazzo prima dei vigili e poi dell'ambulanza. Però, cioè, questa era la situazione. Cioè, mi dispiace, però molto, sì, era una situazione brutta per loro, cioè non era una situazione di shock. Esatto, esatto. C'erano delle persone sotto shock. Solo che noi siamo stati lì un bel po' e in realtà finché non abbiamo visto la cosa successa, sì, non capivamo. Non sapeva che cazzo si succedeva. Nessuno lo diceva. Io ho ipotizzato un incendio, ci sono i pompieri, magari ho detto magari. Sì, secondo me io ho ipotizzato che i pompieri fossero stati chiamati come carichi. La sensibilità che ha Space Valley non la trovate. No, ma noi diciamo così parte, perché comunque c'è un lieto fine. Sì, no, alla fine, sì, cioè, tutto perfetto, fine è tutto perfetto, sì, assolutamente, se no non ne avremmo neanche parlato. Allora, il fatto è che secondo me i vigili sono arrivati per aprire la serratura. Anche ma nel frattempo il nostro vicino aveva le chiavi. Aveva le chiavi perché magari ma magari il palazzo è lunghissimo. Cioè l'appartamento è lunghissimo, vivevano io insieme. Questo penso non è che non mi spiego i vigili del fuoco se non era per aprire vuole la serratura. Vuole intervenire Cesare, vero, ci dicono dalla regia, buttiamolo pure dentro. Ah. Sì, sì, già, certo, ci sta assolutamente. Magari ha dei dettagli. Prego Cesare, raccontaci. Allora, Nelson. Ma sei uno stronzo. ma scusa, che quando hai detto è arrivato e si è ficcato dentro l'appartamento. No, non è detto così, nell'atrio. Ma io pensavo per la signora, non per come ha raccontato le tue gesta. Vabbè. Sei andato nell'atrio. Ma no, ero fuori. Davanti al portone. Siamo arrivati e c'erano queste due tipe che urlavano in palese stato confusionale. Fra tu sei arrivato, tu sei arrivato con le mani, mi manda una pistola finta, ti sei messo al portone di là. No. Ho sparato a tutti e poi sono andato via. Che cosa c'è qua? No. Bang! Ma di là! Bang! No, ma quando siamo arrivati non c'era nessuno, non c'era né l'ambulanza né i pompieri. Appena c'erano i pompieri, ti volevo fare una domanda. Te come hai capito che non era a rischio? Cioè, tu non eri a rischio? Cioè, perché quando ti sei infilato dentro. Io ho dei problemi in queste situazioni. Ti ricordo quando ho letto il messaggio: ci sono i ladri al piano di sotto. Io sono andato giù in ciabatte, senza mutande, con le braghette, e pensando di rozzarli di botte, quando ero palesemente una persona super vulnerabile. Ho un problema, tipo un blocco di testa. Vuole lanciare, ma questo non te l'abbiamo chiesto, perché poi adesso spiegheremo perché siamo stati impegnati per l'oretta dopo. Ma tu quando sei andato lì era per capire cosa stesse succedendo o per aiutare? Ma entrambe le cose, perché siamo arrivati e c'erano le due signore che urlavano e non si capiva cosa stesse succedendo. Non ci serve l'imitazione, Nelson. Ah no, okay. No, sì, ma era così. Ma pensi che l'imitazione di Nelson era adatta secondo te? Fammela. No, basta, grazie. No, rifammela, io non l'ho vista, sicuro che non l'ho vista. Era così, era così. Perché mi vado a mettere in queste situazioni? Era così. Oh mio Dio. Oppure era più tipo oh mio Dio. Questa era più verosimile. Sì. Cioè più che altro era un palese stato di panico, sì, secondo sì, me. Panico. Ma infatti poverina, sì, poi dalle urla che facevano sembrava fosse successo qualcosa di gravissimo. Cioè, ma gravissimo. Effettivamente è successa una cosa gravissima, però in realtà non è forse vero. Da un certo punto di vista no. E poi comunque è che non si sapeva, secondo me non lo sapevano anche loro. È che comunque il contesto, cioè adesso spieghiamo che cazzo è successo, ma non è un contesto dove reagire così probabilmente. No, esatto, cioè probabilmente sono persone che that's life, sì, non so come così dire. Lo so, però hanno avuto la una tua vita, sì, esatto, che non stava aiutando nel gestire la situazione. No. Infatti anche quando sono intervenuti i medici o le persone che stanno in ambulanza, che non ho capito, ma erano tranquillissimi. Loro erano molto tranquilli, ma non stavano capendo. No. Cioè c'era la tipa che a me è spaccato come è arrivata l'ambulanza, comunque la pacatezza, sì, con cui è arrivata. Sono scesi proprio dall'ambulanza
camminando, no, ma no, non perché non gli frega niente. Arrivati. Uno l'ho visto mettere anche tipo la bustina di tè dentro la sì, quasi. Questo non lo vede, però prima, cioè, sono arrivati prima di scendere, tipo hanno sistemato roba. A me ha spaccato la gestualità, ma che sì, c'era la signora che la signora è andata verso il soccorritore e uno dei due soccorritori con la mano gli faceva. E la tipo si ha fatto calma. Però è stata mega professionale. Se loro non sanno cosa è successo e questa gli urla, chiaramente panica tutto, cioè loro ci hanno messo il triplo del tempo a capire che cazzo dovevamo fare. Io invece suppongo che loro sapessero esattamente anche cosa stavano andando dai, a fare, e quindi gliel'avessero data per il persa. Il ragazzo più giovane, che secondo me ha chiamato lui, no, aveva chiamato e loro avevano capito e hanno capito che non c'era. Ma infatti la cosa che noi ci scordiamo qua è che prima c'è stata una chiamata al pronto soccorso. Sicuro, ok. E nella chiamata al pronto soccorso comunque tu devi, ti chiedono, ti fanno delle determinate domande, ma come sta, cosa c'è, cosa è successo. Quindi secondo me lì loro fanno una piccola valutazione e capiscono anche come arrivare. In ogni caso, arrivare senza creare il panico poi è la cosa migliore. No, certo, però io lì tipo non ho capito se adesso spiegheremo perché non ho capito se loro erano solo tranquilli perché era una roba gestibile o se gliel'avevano già data persa e quindi erano tranquilli. Secondo me è probabile anche la seconda, comunque. No, io non credo. No. Secondo me tutto quello che c'era era fuori dal loro controllo. Quindi, secondo me, quei 10 secondi non facevano la differenza. Né nel caso buono né nel caso cattivo. Oh, magari non ne avevano quel giorno. Esatto, può essere dire una roba. Sì. Ah, ci sono ancora. Ma sì, non avete spiegato però cosa è successo. No, ancora no. Dobbiamo ancora spiegare. Dovevamo mettere un po' di vuoi spiegarlo tu? No, però aspetta, perché prima di spiegare cosa è successo dovremmo, secondo me, fare il passaggio di cosa è successo a noi. Sì, perché lì in realtà, perché non l'avevamo ancora capito. Quando ancora non avevamo capito che cosa era successo, abbiamo assistito a due cose in contemporanea. Nel atrio di questo palazzo, dove c'erano queste scale che portavano al primo piano, dove c'era tutta dove stava avvenendo questa cosa, c'era questo bambino. Esatto. Sulle scale, che veniva chiamato sia da su che da giù per andare lì. Da su dicevano vieni giù, e quindi c'era lui tranquillissimo, anche lui probabilmente un po' in stato di shock, ma convogliato nella realtà come pacatezza assoluta, che si fermava sulle scale e non capiva se andare né scendere né salire. Non posso né scendere né salire. Esattamente quello. Ed era bloccato lì. E chiamavano, devo uscire. Chiamavano, scusate, devo uscire. Ciao. Vai nelle Buon Horizon. Nel frattempo, è proibito. Perfetto. Nel frattempo, mentre questo bambino veniva chiamato nel panico sia sopra che sotto, perché c'erano queste due signore, una era giù in strada e una era su, che urlavano tutte e due, hanno iniziato a chiamare un altro bambino o ragazzo, che poi si è scoperto dopo non essere mai stato lì. No, era a casa. Loro dicevano, dov'è Davide? Su e giù, nome di fantasia. Davide non è mai stato lì. Però questo mi fa capire comunque quanto il panico ti possa mandare, cioè ti possa offuscare così tanto la mente che non riesci proprio ad avere neanche più la percezione di chi è di fianco a te, di cosa sta. Quelle signore lì sono le bambine che a scuola, quando cadevano, iniziavano a urlare invece di dire, ok, sono caduto, adesso secondo me mi alzo, trovo una persona che mi soccorre. Urlavano quando in realtà non erano davvero caduti, ma pensavano di essere caduti e essersi fatti male. Vabbè, mi chiede le persone così a contare. Dai, presente quando tipo cade una cosa, ti spaventi, inizia a piangere. Perché stanno tutti triggerando il falsa informazione in chat? No, è vero. Ne sapete a casa, scusate. No, è vero. Non è che fact checking. Al di là di tutto, stavo pensando quanto sia difficile uscire da questi stati di shock. Perché anche io a volte sono. Non ho rimasto scioccato, però ho avuto il panico. Io tipo rispondo nella maniera contraria, nel senso che mi immobilizzo. Non riesco a dire niente e mi immobilizzo in quel momento lì. Potresti anche veramente darmi degli schiaffi che io resto immobile e subisco. Ma io non vi ho mai raccontato una roba che è successa di recente legata a questo. Ho deciso tempo fa di fare una sorpresa alla mia ragazza che era a casa in campagna. Sì. Sono arrivato, dovevo arrivare il giorno che dopo. Che sorprese sono nelle case in campagna senza in cui uno non niente. Infatti, sei arrivato con un coltello e una tunica bianca. Dovevo arrivare lì il giorno dopo. Invece sono arrivato lì alle 3 di notte. No, beh, ma sei poteva sparare. Hai fatto veramente sta roba, beh. Io arrivo lì e il cane inizia ad abbaiare da fuori pensando ci fosse un ladro, a ringhiare di brutto. E io mi identifico subito. Il cane, come apro la porta, si calma, inizia a scodinzolare, e c'era lei tipo bloccata che piangeva pensando fosse arrivato un assassino. Questo è un trauma enorme. Ma questo è un coglione. Ma io, ma cioè, che ti è andata fatta vedere che ti sei identificato? Cioè, se becchi uno che a un certo punto esce dal panico, magari che cazzo ne so, prova. No, è chiaro, cioè, l'ho fatto pensando posso identificarmi. Merda. Aspettava con un coltello dietro la porta. No, io ammetto che una roba del genere mi incazzerei pesantemente. Ok. Io, mi è successo in realtà una roba simile. Avevamo fatto un mio familiare mi aveva fatto uno scherzo in casa simile. E io avevo preso un coltello.
Sì. E quando l'ho visto, ma tipo non ci siamo parlati per giorni perché era uno scherzo proprio del cazzo. Non puoi fare uno scherzo. Io gliel'avevo, gliel'avevo detto, ma ho pensato fosse una gag. Ho detto, guarda, se qualcuno ti bussa alle tre di notte, sono io. Cioè, ho telefoni. Sì, ma te lo scordi più che altro. Perché ma è palesemente una gag che detta così. No, raga. Beh, oddio, se uno mi dice, guarda, se arrivo alle tre di notte, sono io, penso sia una gag. E poi, se effettivamente qualcuno suona alle tre di notte, non pensi a quello se senti dei passi fuori. Ma se me l'ha detto, sì. No, ribadisco, bastava arrivare lì, telefonare e dire, sono qua fuori. E così era una bella cosa. Però non ha il. Io non ho la suoneria, io non rispondo. Sono un po' sconvolto. Sto cercando di capire come potrei mettere una domanda in sondaggione per sondaggione. Nelson è un coglione o un romanticone? O un romanticone, prego. Come amici coglione, come sta reagendo la chat? Ma andiamo avanti con la nostra storia. Nica, perché che ora arriva la cena? 7:30. Cazzo, vabbè, no, andiamo avanti. C'è tutto questo panico. Fondamentalmente, questo bambino che stava lì deambulando tra le scale e diciamo, guardate, vieni qua. No, io mi ricordo, magari mi ricordo male. Sì, che a un certo punto provano a smollarlo a Cesare. Sì, hanno provato a smollarlo a Cesare. Tienilo. Sì, Cesare si allontana. E lui giustamente capisce che forse è andato un po' troppo avanti. Esattamente. Sì. Effettivamente. A un certo punto, sì, credo ce lo smollino loro. Forse sono arrivati a dirci: tenetelo un attimo, cosa fate? Noi abbiamo provato a dire: okay. Stiamo lavorando in realtà. Ah, e sì. Lei fa: no, tienetelo un attimo, no, per favore. Ma ci siamo offerti. No. Noi abbiamo provato a dire: guardate che stiamo lavorando, dobbiamo andare via. E loro: no, tenetelo. Io me lo ricordo. Bello che abbiamo tutti versioni diverse. E quindi ce l'hanno smollato e noi ci siamo trovati. Come ognuno la vede in maniera diversa. Come racconta sempre Barbero, le fonti sono sempre discordanti. Vero. Un cazzo. E quindi insomma gli abbiamo detto. E ci siamo ritrovati con un bambino. E va, esatto. Era un bambino avuto... Era una bambina. No, bambino. Ah, no, scusate, ho confuso. Allora, all'inizio questo bambino era evidentemente un po' confuso. Shock, sì. Infatti, pensavamo fosse un bambino particolare. Sì, pensavamo avesse qualche disturbo. Ma perché semplicemente, strano, tipo, perché io qua ho il trauma perché l'ho visto da dietro che, tipo, aveva questo mazzetto di chiavi e le contava bocciata. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Poi tutto se l'è fatto. È stato l'unico che gli ha chiesto: ma cosa stai facendo? Stai contando le chiavi? Sì, sono... No, infatti. Da lì però era presente preoccupato. Era preoccupato, secondo me. Non capivo. Secondo me, le altre persone che urlavano gli avevano. Certo, sono convinto di questo, poi magari non è vero. Sì, è vero. Magari aveva assistito a cose. E niente, fondamentalmente ci siamo ritrovati per una mezz'oretta, 40 minuti a parlare con questo bimbo di 7-8 anni e dei più disparati discorsi. Però diciamo che Frank è partito con un'ottima lezione sui numeri primi. Che l'ha un attimo storto. Ha parlato di matematica. No, è che lì parli cosa fai a scuola, che materie studi, e lui ha detto che la sua materia preferita era matematica. Però non era molto ferrato, No, sapevo un cazzo di matematica, come non aveva capito. Vabbè, ma era il... Però subito l'ho colto in castagna, perché quando ha chiesto perché è la tua materia preferita non sapeva rispondere. E quindi gli spiegavo. È vero. Però dopo gli hai spiegato i numeri primi e secondo me, visto che non li aveva ancora fatti, no, li stava più o meno capendo. Secondo me. Vabbè, gli chiedevi anche le divisioni. Gli hai chiesto quanto fa 3 diviso 1, ti ha risposto 1. Sì, ma dopo si è corretto. Dopo si è corretto, vabbè, era comunque, ripeto, era stato confuso, di shock, sì. Stava cercando. Poi dopo abbiamo parlato di YouTube. Però, se posso dire... tante domande, lui si frizzava, si bloccava, non sapeva cosa rispondere. No, più che altro faceva strano perché non capivi se ti aveva sentito o capito. Sì, quando pensava. Alcune volte sì. Perché si bloccava, però poi rispondeva. Stava pensando. Ma ha un modo strano di... Sì. Però, secondo me però che erano domande fuori dal suo pensare normale, solito, certo, e quindi era un attimo spiazzato. Però la cosa bella è che dopo un po' era venuta questa, non so, la madre, la zia, a riprenderlo, sì, e lui ha detto: no, voglio stare qui. Sì, è successo tre volte, esatto, tipo. Continuava sto chiacchierando. Infatti è dovuto, alla fine l'hanno portato via. Guarda, voglio mandare al pronto soccorso, no, voglio restare qui. Sì, lui voleva parlare con noi. Ma una cosa di cui tutti... noi quattro ci siamo stupiti è la bravura di Frank, la paternità di Frank, nella paternità di Frank. Sei un padre perfetto. Però devastante, no, ti giuro, adesso al di là di tutto, vedendoti da fuori io non pensavo riuscissi a comunicare così bene con i bambini, cioè hai veramente, a parte di scherzi, lui non pensavo di comunicare così bene, però mi stavo divertendo, no, molto lui, bravo, si vedeva che lui si fideva totalmente di te. Potevo fargli fare qualsiasi cosa. No, adesso non, a un certo punto ci avevo pensato, portiamo, no, tipo portiamo nel nostro studio, però poi ho pensato, la mamma sicuro si impanica. No, quello no, però io ho pensato di portargli qualcosa dal nostro studio. Tipo avevamo il peluche di R2-D2, però ho pensato, ma forse è un po' troppo.
E tutto questo era fatto con Frank che teneva la sua attenzione di spalle per non vedere, esatto, quello che stava succedendo dietro. Perché cosa stava succedendo dietro? Nel frattempo si era armata una barella e finalmente abbiamo scoperto che cosa era successo. La cosa forse, brutto da dire, meno grave che poteva succedere: la nonna era stata male. Sì, la nonna era stata malore, ma non era morta. No, ma era una nonna che non abbiamo mai visto prima. Vabbè, ma sicuramente era chiusa in casa. Era molto vecchia, molto vecchia. Perché poi noi i bambini non lo teniamo girati, ma non ci siamo girati. No, sì, è vero, è vero. Però ci sta che comunque è una persona come... Cioè, scusa, non era morta e quindi era positivo. Perché da come dicevano tutti... esatto, sembrava fosse morta. Sì, invece, è vero, è vero. Ma come alla poi fine... ci ha tenuto la signora ancora in panico a urlare... Grazie per averla salvata! Grazie! Però, se posso dire, le signore quando erano un po' rinsavite sembravano normali. Infatti è quello che a me... No, lei no. Anche i suoi fratelli, persona... perché nel frattempo è arrivato anche il fratello, gli dicevano devi star zitta perché è così. Però mi sembrava molto più composta rispetto a prima, era proprio... Però era lo stato di panico, cioè è proprio irrazionale. Io a un certo punto, verso la fine ormai che avevo capito che si stava risolvendo la situazione, avevo un po' capito tutto, avevo messo di tutti gli elementi... Esatto, sì, non ci voleva tanto. Ma mi è venuta una rabbia tremenda, ma dentro, ma veramente forte, che mi stava facendo anche un po' commuovere, adesso non era, però era una roba strana, perché ti giuro, pensavo questo bambino ha dovuto, dovuto vivere questo shock per questa cosa che per amore del cielo non è una roba bella, ma che poteva essere vissuta in tutt'altro modo. No, poi è ovvio che le persone elaborano in maniera completamente, ma anche solamente senza prenderselo dietro, lasciandolo a casa era molto meglio. Ma io non so, perché io non ho capito se loro sono arrivate perché avevano sentito della cosa e sono arrivate col bimbo, o se il bimbo era lì. Io, allora, da quel che ho capito, loro sono andati apposta, perché lui ha detto siamo venuti qua perché la nonna sta male. Esatto. Ah, è vero. Quindi tutta la famiglia è andata lì perché la nonna stava male. Però lì sbagliatissimo. No, in effetti io mi ricordo precisamente quando mio nonno crepò e ci fu mia cugina. Io ero a casa di mia cugina. No, però ero a casa di mia cugina con mia zia. Sì. E chiamarono dicendo che stava crepando e chiamavano l'ambulanza. Mia cugina assolutamente mi ha tenuto a casa sua. Certo. È andata mia zia e a me ha detto stai lì, e mi ricordo mangiamo una carbonara molto buona. Io ho fatto la stessa cosa quando il gatto di mia nonna l'ha morsa nella gamba e l'ha tipo tagliato un'arteria. Porca merda, e io stavo tornando a casa con il mio... No, aspetta, fermo. No, sta sparando un po'. No, ma te non puoi dirmi che un gatto ti recide una informazione. No. Allora, intanto la chat ha subito scritto: ma mi che gatto chiamando, era? Mi stanno chiamando. Ma scusa, vorrei sapere dal sondaggio: ma quindi è un coglione o un romanzo? Un coglione per un il coglione. 83%. No, ragazzi, io ancora non riesco a spiegarmi. Se tu mi facessi una roba del genere, ammetto, mi incazzerei come una iena. Ma sei incazzata? Ma infatti, non è che mi aspettavo fosse contenta, però allo stesso tempo gliel'avevo detto. No, però non eri stato esplicito. Cioè, no. Allora, secondo me, io spero che se mai ti avesse accoltellato, il giudice avrebbe dato tutte le attenuanti del caso e l'avrebbe liberata su. Concordo. Perché alla fine, cioè, posso capire. Concordo. Però non è successo. Ma scusa, ma quale gatto ti con un morso ti dice un'arteria? È andato a prendere la cena, mi sa. Cioè, com'è possibile? Quanto deve affondare, scusa, con la bocca? Ma arteria ha detto della gamba. Della gamba. Boh, magari sono arterie che sono più di più sono disponibili. Più, cioè, che si arriva in fretta. Ma che gatto ha detto lunghi? No, ho capito, ma con che rabbia? Cioè, vuol dire proprio che aveva fatto. Ma perché ma la chissà nonna se era un gatto, sì, la nonna. Ma a parte le nonne sono un po' stronze. Porca vacca, no, ma... adesso mi sto immaginando questa scena, sono mega curioso che poi ce la racconteranno. Avere animali in casa è sempre pericoloso. Ah no, io, cioè, non ci pensi mai, ogni tanto ci penso. Cioè, ma in che senso? Cioè, che io mi espongo un botto con i miei gatti, mi tengo proprio vicino alla faccia con le zampe in faccia. No, io allora non con i gatti, dico, boh, con se i cani. Lui fa una mossa, mi stacca un occhio. Sì, io con i cani ci penso cieco sempre. Tipo il cane della tua ragazza. Sì. Ieri ci giocavo, a un certo punto tipo ho fatto una stronzata, nel senso che ho sbagliato col gioco a tenerlo male e non pensavo che lui saltasse. E lui l'ha preso, ma mi ha toccato con un dente esterno la mano. Però metti che ci fosse stata la mia mano e lui naturalmente si fosse sbagliato, mi facevo un male cane. Perché loro non capiscono. Sì, non capiscono, sì. Ma che peso? Quello peso. A volte mi chiedo infatti perché abbiamo degli animali. Vabbè, meglio perché abbiamo gatti, animali che non sono dei semplici pesci chiusi dentro una bozza. Io sapevo il criceto che cacciava dei morsi tremendi. Certo, sono stronzi. Pensai pappagalli. I pappagalli. Beh, no, i pappagalli sono buoni, se li educhi bene sono buoni. Però se ti danno delle anche speccate. Cani e gatti, se li educhi bene sono buoni, però ti possono comunque far male. È uno che conosco che c'ha gli uccelli in casa che girano, sostiene, perché non l'ho mai visto fare, che gli tolgano i peli dal naso.
Ah sì? Peli dal naso. Sì, cioè loro gli tolgono tipo le pellicine delle unghie. Ok. Tolgono queste cose e gli ha anche insegnato a togliersi i peli dal naso. Ma pesissimo. Io non so se è vero. Però mi inquietano un botto i pennuti. I pennuti? No, alcuni pennuti anche fastidio. A me. Più che altro io avevo visto che mi aveva inquietato tantissimo tutto un documentario su Netflix che si chiamava Staircase. Ok. Che è tutto questo caso che tu dici, praticamente irrisolto, in cui non sai mai chi sia il, ci sono diversi sospettati, è tutto un mistero di questa donna che muore cadendo dalle scale con dei graffi sulla testa. Ti fa tutto il documentario di tipo 10 puntate e alla fine ti butta lì una teoria di, che hanno pensato solo dopo il caso, di questo gufo che popolava le foreste di fianco a questa casa qua, che potrebbe averla attaccata e uccisa. Okay. E quindi in realtà non c'è un colpevole, ma potrebbe essere stato un uccello che l'ha artigliata con queste zampe gigantesche. Tra l'altro, se vi sta appassionando l'argomento, c'è una puntata già pronta per Twitch che però non vuole mai fare tonno, che si chiama Perché ci piacciono i docu crime. Ma non è vero che non la voglio mai fare, ma è strafiga questa cosa. Sì, però non la stiamo mai facendo. Mi appassionano un botto, però molto figo. E Nick, la lince. Allora, la lince. Ma no, è arrivato la cena. Ho detto è arrivato la cena. No. Chi era? Erano chiarimenti sulla cena. Ah, ok. È arrivata la lince. E no, ho detto lince. Ma il gatto di mia nonna. Gli ha tagliato un'arteria. Allora, il gatto di mia nonna. Quanto è grande? Quanto, intanto, quanto pesa? Quantifica? Intanto parlate bene di questo gatto perché è morto poco tempo fa. Vabbè, Nick, ed era vita. L'ultimo un gatto che aveva più anni di me. Eh? Ah, perché era nato prima di te. Era nato prima di me. È l'unico. Però è morto a 23 anni. Sì, beh, sei reciso per 23 anni. No. Poverino, aveva un po' di problemi di affetto. Non l'avrei mai detto. Beh, okay. I gatti si sa che mordono, che fanno un po' di grasso. Un po' di cose. Infatti, è stato. Infatti, dopo quella volta lì l'abbiamo dato via. Okay. Ai vicini. Ai vicini. Ok. Che si sono presi anche. Vabbè, ma questa è un'altra storia. E un altro gatto. Ma. E niente. La morsa, la graffiata nella gamba, cosa che faceva spesso in quel periodo. Okay. E gli ha beccato una vena, una terra, non mi ricordo. Penso una vena, perché la terra era un po' peggio. Mi sembra un po'. Ma vabbè. Però una comunque, di quelle piccole. Però anche se tagli una vena con un colpo un artiglio, comunque esce una svalanga di sangue. Vabbè, aspetta, certo, ma era tipo zampillo o usciva. Non l'ho visto, lungo. Non ne ho idea, è quella la cosa. Racconti? Però quello che è successo è che io stavo tornando. Ma poi c'era il gatto che si leccava la zampa? Non l'ho visto perché io stavo tornando a casa con il mio migliore amico delle elementari e sua mamma. Ok. La mamma ha visto quello che stava succedendo e io non mi ero sono accorto di niente. Come ha fatto a vederlo? Perché è sceso dalla macchina. È sceso? No, perché si vede che c'era un po' di bordello davanti a casa. Si è un attimo accorta che c'era una situazione un po' strana. C'era un'ambulanza. Non lo so, ero piccolo. Mi sembra un po' confuso. Mi ha evitato il trauma. Perché, perché ti ha portato via. Ci ha detto subito, io non ho capito niente, ero piccolo. E ha detto, ma sapete cosa? Non andiamo a casa, andiamo a prenderci un gelato. Perfetto. E io ho detto... Va bene, ok. Vabbè ragazzi, che se me lo stesse chiedendo Nick è ancora così, cioè se lo vuoi distogliere, ma guarda, barattolino di Nutella, lui non capisce più niente. E quindi, cioè, però mi ha evitato un trauma grosso, cioè una situazione brutta con mia nonna che era tutta dissanguata lì. Anche in realtà interessante. Vabbè, forse era un po' più. Però è quello ninja. Che stavi dicendo te prima. Cosa? E non mi ricordo più. Che è importante prima. In queste situazioni gestirle, cioè gli adulti devono gestirle bene Frank. Perché sennò rischiano. No, come dicevi tu, eri incazzato. Ah no, sì, ero incazzatissimo. Il bambino è rimasto più traumatizzato dalla cosa in sé. Cioè, secondo me il bambino, per una cosa che alla fine non si è risolta comunque in una maniera normale, neanche troppo triste, è rimasto traumatizzato in una maniera pazzesca e chissà adesso come potrà vivere magari un domani un lutto o una situazione un po' di panico. Cioè, e per colpa di una non gestione del... Che io ripeto... Una mal gestione. Gli abbiamo salvato la vita al bimbo. Su. Dici? Sì, abbiamo risparmiato ulteriori traumi. No, soprattutto secondo me abbiamo alleviato il trauma. Andare su o restare giù. Perché questa cosa secondo me lo stava distruggendo. Per me gli abbiamo alleviato il trauma comunque. Perché lui avrà un pessimo ricordo di quella situazione. Oddio, ma un buon ricordo di noi. I numeri primi secondo me sono un bel trauma spiegati da poi, Frank. Poi tra l'altro, momento bellissimo, iniziamo a parlare di youtuber che seguiva. Di tragico. Io gli ho detto, ma Space Valley fai chi? Sì, e seguiva solo Fortnite, solo che solo Fortnite. Fortnite. Ma ha detto solo nomi creator mai sentiti. Ma certo. Era un pubblico diverso. Uno forse, ma voi è piccolo. Un gamer, ma gli altri mai sentiti. Vabbè, un bimbo di 7 anni. No, infatti, però è figo perché parla tanto, cioè diceva che faceva videogiochi, eccetera, ma aveva col telefono, ma anche la Switch, e poi gli avevano comprato l'Xbox. Però solo perché gioca col padre. Esatto. È vero, perché gioca col padre. Sì. Incredibile. A tutti i Pokémon?
è vero, a tutti poco. Vero. Questo, ma infatti. Livello però ci ha detto che il padre urla un botto davanti alla play. Sì, no, no, questo non no. Però sarebbe figo averlo un giorno. Perché tra l'altro. Il bimbo? Sì, averlo con noi e chiedere altre cose. Tra l'altro, perché era il salotto sulle domande che vorremmo. No. Cioè, stavamo facendo il salotto. Sì, assurdo. Spiegato. Ah, no, stavamo facendo il salotto, un episodio nuovo. Che sia domenica. Sulle domande che ti mettono in crisi che ti potrebbe fare tuo figlio. Esatto. Però non ce ne ha chiesto nessuno. Noi eravamo. No, ascoltava, era un grande ascoltatore. È vero, ascoltava un botto. Comunque mi sono immaginato la famiglia di quel bambino che urla sempre in qualsiasi occasione. Non so perché. È pronto a tavola! Però secondo me invece il padre è mega calmo a sto punto, perché se tutti erano così, lui e sto bambino può così, essere, può essere. Era proprio calmissimo. Sì, 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 può essere. Boh. Ma no, E poi era, no, il trauma si capiva da quando cioè tipo a un certo punto ha detto sì, sono qui perché la nonna sta morendo. Ah, è vero. Sì, è vero. È vero, è vero. Sì. Tranquillissimo. Sì, è vero. Però non era legato con la nonna. Non aveva un grande rapporto con la nonna. Gliel'ho chiesto. Ah, gliel'hai chiesto? Sì. Ma ti sembra una domanda da fare, Nick? Ma gli ho detto, ma vieni qua spesso. Gli fa, no, in realtà no. Ma quindi non la vedi tanto spesso? No, non la vedi tanto spesso. Quindi non è che. No, per distrarlo, no? Parliamo di tua nonna. Infatti... cioè, porca miseria. Ma interessato. Di altre cose. Ma ho capito. Ma volevamo. Sì, allora, in effetti, come ho notato che Frank era molto bravo, ho notato anche. No, che Nick tu... era pessimo. È vero. Pessimo. Io faccio cagare. Ma ci ho parlato un botto con lui di cose, di film, di Boba Fett, di Mandalorian. Adesso gli hai chiesto la solita domanda: hai visto Spider-Man? E lì veramente che non è vero, ma lui l'ha messo in mezzo. Ha visto Mandalorian proprio. Ma poi stava parlando dei numeri primi e mi ha detto: oh, Mandalorian, ti piace Spider-Man? Se posso dire, secondo me, se mi davano una lavagna e mezz'oretta li capivo. Io facevo cagare, infatti mi sono messo dietro. Sì, no, è vero. Nelson si è messo a fare censura, a coprire. Sì, è stato, è stato bravo. Lo coprivo, sì, tipo... Sì, sì. Ma io poi dopo ho ragionato anche sulla, diciamo, pacatezza che hanno sviluppato i soccorritori, perché chissà quante cose che vedono che in realtà li traumatizzano, certo, veramente. Tantissimo. E lì è veramente un casino perché devi agire e... Però... Ma saranno degli automi ormai. Perché ormai saranno automi che non guardano in faccia. No, noi avevamo una nostra amica che aveva fatto per un po' la volontaria nella Croce Rossa e ci aveva raccontato comunque di scene toste in cui... Ma secondo me lì è ancora peggio. Un po' si era bloccata. Secondo me i volontari li chiamano per persone in strada che sta male. Sì, cioè, certo. Ma sì, sì, guarda che quelli potevano essere volontari. Sì, sono quasi tutti volontari. Ah, potrebbe essere. Cioè, secondo me c'è tipo dipendenti nell'ambulanza, magari ce n'è uno o due. Tra l'altro, dopo è arrivata la medicalizzata. Ah sì? Eh sì, è arrivata un'altra. La volante dell'ambulanza medicalizzata. Ma sì, la nostra amica poi dopo ha smesso di farlo per un po'. È vero, ha smesso di farlo per un po' dopo una roba che gli era successa. Sì. No, ma io prima volevo raccontare, attaccarmi al discorso di Nick con gli animali, sì. Traumi da animali, perché c'ho un trauma fighissimo. Praticamente andai dal mio miglior amico delle elementari, che aveva un pastore tedesco, ok? Che teneva dentro questo piccolo recintino che gli avevamo fatto in giardino. Aveva una casa molto grande, gli avevamo fatto un recintino apposta. E cosa... scusate, mi viene da ridere. Cosa succede? Che praticamente arrivo a casa sua e c'era un altro nostro amico, ok? Un pochettino più stupidino, facciamo un pochettino più lo sciocco. Ma io so di chi stiamo parlando? Sì, sì, tu sai di chi stiamo parlando. E a un certo punto un cane in un recinto? Sì, è un cane in un recinto, ma è in un recinto bello. Cioè fatto con la sua cuccia, dove può stare senza andare per tutto il giardino. Però una bella porzione. È una cosa che c'ero anch'io? No, tu non c'eri. Okay, io ho l'elementare. È una persona che conosco? Sì, è una persona che conosci dalle elementari. Sì, ma dopo te la dico, dire il nome, E a un certo punto cosa succede? Che quest'altro nostro amico a tutti i costi voleva accarezzare questo cane e il proprietario del cane, il mio amico, gli continua a dire no, lascialo stare. A un certo punto, vabbè, naturalmente non l'ha ascoltato, apre la gabbia del cane. Oddio. Questo pastore tedesco incomincia a inseguirci. Per tutto il giardino con il mio amico, con il proprietario del cane, con l'amo. Aiuto! Il proprietario del cane. Ma com'è possibile? Arriva la mamma del mio amico. Okay, forse che ho capito in casa, allora di che amico stiamo parlando, data la situazione. Posso aver capito? Ok. Arriva la mamma del mio amico. E allora io dico lì, ok, è risolta, finalmente arriva la mamma che prende il cane e lo rimette dentro. Madre che a quando capisce che il cane è stato liberato, si impanica anche lei, ci prende tutti e ci andiamo a...
a proteggere dentro al recinto del cane. Cioè, mentre avete cane... chiusi voi nel recinto. Ma cos'è Jurassic Park? Ma assurdo. Ma che cazzo? Noi ci siamo chiusi nel recinto del cane mentre il cane era fuori e aveva conquistato tutto il territorio. Ma era davvero aggressivo sto cane? No, no, però aveva la nomea di essere un pochettino giocherellone, okay? Ma un po' da giocare. Sì, voleva magari giocare, solo che non, il, diciamo che il vero proprietario del cane era il padre, che non c'era perché era a lavoro. E quindi noi siamo rimasti chiusi dentro il recinto del cane. Assurdo. Finché, per quanto tempo? Finché non è arrivato il padre a prendere il cane e a... Ma tipo quanto? Ti ricordi quanto? Secondo me saremmo stati dentro una mezz'oretta. Ma dentro il recinto eravamo tranquilli, perché nel senso, una volta chiusi dentro... un parco. Sì. Però mi fa ridere che eravamo in ostaggio a casa sua, a casa del cane. Sì, sì, cioè, sì. Mi ha spaccato dal ridere. È stata una scena mega comica. L'ho raccontato per un po' di tempo. Mi ricordo che mia zia aveva un cane che ti saltava addosso appena lo vedevi. Era uno di quei cani lì. Io da piccolo avevo paura, sì, però in realtà voleva solo giocare. Ma perché questo cane aveva, era tipo saltato addosso al padre per giocare e gli aveva, tipo, penso, spaccato una costola, una roba del genere. Sì, una roba del genere. E quindi era per quello che si aveva paura di questo cane. Ma dire che dovrebbe essere obbligatorio avere il patentino per i cani. Sai che c'hai ragionissima, c'hai ragionissima. Cazzo, sai cosa sarebbe? Patente da distrattore di cani. Secondo me ne hanno discusso sicuramente di questa cosa del patentino. E anche per i gatti. E anche per i gatti. Se lo tieni in casa, secondo me no. Se lo porti al guinzaglio. Secondo me, in generale, se porti fuori un animale, dovresti avere il patentino. No, quello è verissimo. Quello è vero, quello è vero. Ma posso chiedervi cos'è il meme povero gabbiano che lo stanno scrivendo tutti? Povero gabbiano. Qualcuno fratello mi ha detto che lo Stark è un simulatore di urla di gabbiano. No, qualcuno lo sa sicuramente dalla regia. Stanno scrivendo tutti povero gabbiano. Cane di Vinetti. Prima abbiamo citato dei gabbiani. No, 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 è una cosa povero gabbiano. Ma prima c'era qualcuno. Io ho citato dei gabbiani perché pensavo fossero dei meme di TikTok comunque. Ah, meme di TikTok, grazie mille. Okay. Ma tu segui TikTok? Sì. Ok, no, beh, ti chiedo. No, ero povero gabbiano. Ma parliamo di lo Stark, perché non ti piace, Frank? Praticamente è, vabbè, la grafica è inguardabile, perché è disegnato giapponese. Vabbè, così, un po' anime, no, sì. È inguardabile. E poi parti subito con troppe skill, quindi non capisco. E c'è un due. No, ne hai 8, 6. E c'è, quindi su questo ti butta subito così, non capisci, il feedback delle skill è brutto. Non è come Diablo, cioè Diablo cazzo dà soddisfazione, quello no. E è perché poi... è tutto impallato però, cioè c'è un botto di gente che ci sta giocando che deve fare la fila per entrare. No, è bello. No. Uno è gratis. Però partiamo prendi le parole di Frank è con gratis. Le pinze. No, pensi non lo so, a me piace Frank perché sa criticare. Non ho gusto. Cioè, non cioè critica non... a volte troppo, però sa criticare. Cioè già per lui è senso critico. Già per lui è guardabile è segato per perché è giapponese. Okay. La grafica è totalmente inguardabile. Ok, ok, ok. Ma cioè comunque è una grafica da MMO di 10 anni fa. Sì, è vecchio, ma esatto. È un MMO effettivamente vecchio. E quindi dico, è arrivato ora qua. Già quello un po'. E poi vabbè, il gameplay, a parte che devo passare il tempo a pigiar G. Sì. E quindi vabbè, ma è che non ho voglia di fare MMO. Ci sta, però è veloce quindi... come MMO. Cioè è divertente anche se giochi poche ore. Ma io ho provato, ho giocato un'oretta e tanti dicono, tra cui mio fratello, è fatto meglio di Diablo. Per me Diablo è molto più bello. Allora, cioè, no, mi dà proprio soddisfazione combattere in Diablo. Dà più soddisfazione in Diablo. Qui in realtà all'inizio io tipo facevo fatica a entrarci. Dopo un po' ci prendi la mano e ti abitui ed è divertente effettivamente combattere. No, e poi soprattutto tipo per me, per come sono fatto io Diablo, è divertente ma è molto fine a se stesso. Mentre lì essendo tutto online ti dà uno scopo capisco. Un pochino più superiore. Ma quello che interessa a me adesso, se io tipo ci volessi giocare, dovrei aspettare perché magari c'è la fila. Ti metti in un server. No, io voglio entrare nel server figo, quello che ci sono tutti. Quanto? No, mio fratello mi ha detto che sono dalle 5 in poi, tipo dalle 5 alle 10 5 ore? Fila. No, dalle 5 però lui infatti logga prima a 88 però lui ore. Lui è in un altro server rispetto a me. Sì, sì, infatti io sono andato da lui. Però ti giuro non riesco a capire la gente che tipo si mette in fila per giocare. Che cazzo fai? Aspetta che passi il trend, cioè... No, però ammetto anch'io tipo League of Legends, tante volte mi mettevo in fila. Ti mettevi in fila? Se devi giocare, ti palle. In fila. Vabbè, ma non è che stai lì a guardare, fai altro. Cioè, io lo metti in fila e poi, cioè, non è che nel senso... Una volta ci sono stato un po', però di base stai un'oretta. Ok, ok. Lo accendi e sai che aspetti. Ci sta, se vuoi fare un MMO posso capire. Un giorno invece per non sloggare io ogni tot tornavo a muovere il mio personaggio. No, quello è fastidioso secondo me, quelli che nei giochi stanno dentro. Ho capito, ma se no dovevo stare 2 ore in fila poi. Siete come quelli in biblioteca che mettono i libri per l'amico. Esatto, gli stronzi. No, lo tengo per me, ma sono esattamente quello. Che schifo. Io non facevo mai, infatti si incazzavano tutti con me. Ma volevo chiedere, traumi infantili finiti, non ne avete altri? No, ne abbiamo un botto qua di traumi infantili. Ok, perché volevo...
Allora, io ne ho uno. Vai. Allora, i miei genitori sono delle persone abbastanza normali. Ma ti ho detto che vederli fa l'amore è normale. Aspetta. Non so per quale motivo, sì, quando io ero siccome elementari, hanno avuto questa brillante idea di fingere un omicidio. Che cazzo di... Ma perché la gente fa ste robe? Non ne ho la più pallida idea. Sono delle persone normalissime che non farebbero mai una cosa del genere. Sono mega dolci. Hanno scenato finto un omicidio. Ma spiegami come. Praticamente avevamo questo coltello di carnevale con la lama che entrava. Che tu potevi tipo accoltellare per finta una persona. Ok. Hanno fatto finta di litigare. Vabbè, non eravate poi dei bambini molto svegli, se posso dire. Ma cosa devi pensare? Vabbè, in effetti, cioè... è vero, è tosto. Vai, e quindi... poi adesso che ci ripenso, allora che hanno litigato. Il litigio era palesemente teatrale, finto. Ma io avevo 7 anni, cioè. E hanno fatto finta di litigare e mio padre ha preso il coltello e è andato a far finta di coltellare mia mamma. Fesissimo. Cioè. Ho questo ricordo proprio in testa, io che non sapevo cosa fare. C'era tipo un passeggino nella cucina, io mi sono messo lì sul passeggino a guardarli e non sapevo cosa fare. Però mi hanno detto, ah, era finto. Però ho sto ricordo in testa chiarissimo di questa cosa che è successa. E loro non se lo ricordavano neanche. Non hanno questo ricordo di questa cosa che hanno fatto. Vabbè, ci credo, bella puttanata. Certo, ma per loro è stata una cosa che hanno fatto così e basta. Ma quindi, cioè, a me è rimasto messo in impresso. Se tu glielo chiedi loro, ti dicono: no, non l'abbiamo mai fatta. Non se lo ricordavano, gliel'ho già parlato e loro non se lo ricordano. Ma tu sei sicuro? Perché guarda che i bambini comunque a quell'età inventano molto. No, io sono sicurissimo di questa cosa. No, che allora, per loro se l'hanno fatta è stata una gheggona che hanno fatto. Cioè, faceva di... Perché questo coltello esiste. Questo coltello esiste, è rimasto in cucina per un sacco di tempo. E loro hanno fatto questa cosa. Mi hai fatto venire fuori un trauma molto simile. Mi ricordo questa casa in Corsica, dove però era il primo anno che andavamo in Corsica, eravamo in una casa in affitto strana. E ho sta scena che mi hai fatto venire in mente te, io con mia mamma, e effettivamente potrebbe essere stato trigger per tutto poi le mie paranoie. Sì. Di lei che si finge posseduta. No, io merda, piccolo, ma perché i genitori fanno queste cose a volte? Primo anno in Corsica ero abbastanza cioè non piccolissimo, ma sarò stato primi anni elementari probabilmente. E lei che si fingeva posseduta e faceva tipo e faceva tutte le urla, diceva però tipo cose. Quello io lo faccio con mia sorella. Beh, io con mia sorella ho fatto, adesso ero uno stronzo, lo ammetto, è una cosa che non si fa, non si fa assolutamente, non voglio dare l'esempio, però più volte da piccolini quando giocavamo, ci stavamo un botto sui maroni, ho fatto finta di essere morto e mi ricordo di una volta che mi sono accasciato, perché la cosa era, io facevo finta di essere morto. Al lupo vuoi muore. Questo guarda, muore davvero. La gag classica di tonno. Sì, questa è la l'ha fatta anche prima. Sì, ma lo fa spesso. Vabbè, però ho preso contro il palo, È quando fai il mollo. Sì, tipo quando faccio il mollo. Ma la cosa era che praticamente noi cosa facevamo? Una volta che io facevo il finta di morire, lei arrivava e mi faceva il solletico, tipo mi dava gli schiaffi. E una io, volta sei riuscito a resistere. Una volta sono riuscito a resistere tutto. A un certo punto sento che lei si allontana da me, quindi ho detto avrà capito. Incomincia a scoppiare a piangere, chiama la mia famiglia, cioè contro i figli di casa. Merda. E pesissimo. E lì ho detto, cioè tipo mi sono alzato subito e ho detto, non mai più fatto dopo da quel momento lì. Però pesissimo. La cosa che a me fece specie del mia mamma satanica è che era mia mamma, cioè non è mio fratello, mia sorella con cui sono abituato a scherzare, ma era mia mamma. Certo. Quindi per me lei era posseduta. Mi è venuto in mente una cosa, io e mia sorella facciamo questo scherzo a mia mamma. Di morire? No, di essere posseduti. Mia mamma si prende una paura della Madonna. Davvero? Cioè è arrivata tipo a chiuderci fuori da una stanza. Sì. Posso dire che secondo me, Nick, nella tua famiglia ci sono un po' di preoccupazioni. Cioè, no, ma è una gag tra persone adulte alla fine, dai. Cioè. È quella gag però che si vede che è successo qualcosa nel passato che ha un po' disturbato. Perché guarda che è la trama di quel film con le telecamere. Paranormal Activity. Esatto. La trama è identica. Loro scherzano su sta roba, ma in realtà c'è qualcosina sotto. Io starei molto attento. Ma l'unica cosa positiva della volta con mia mamma è che era giorno e poi dopo lei mi ha rassicurato. Okay. Però io ancora oggi ho paura degli esorcisti. Non si può fare effettivamente una cosa del genere. Dai, è molto più pesa la tua, Cioè la tua è pesissima. Sì, cioè se avessi visto una roba del genere. Io non capisco come abbiano potuto concepire uno scherzo del genere. Per me e non li fanno, cioè mio padre non fa scherzi di questo, non fa scherzi in generale. Beh, però il tuo scherzo è quello di andare nudo giù in taverna, anche quello non c'era nessuno, parlare. Non c'era nessuno. Sì, però, è stato un errore. Un altro trauma che ho avuto è stato meno è diverso da uno scherzo. Il corso che feci per avere il patentino da guidatore di Optimist. Cos'è?
sono praticamente le, le prime barche a vela, le più piccole che esistono, okay, che possono guidare anche i bambini. Io avevo, ero piccolo, cioè, avrò avuto tipo 12-14 anni. Sarà neanche 2 metri. Ah, ok. Piccolina. Una zatta. E solo che a me faceva paurissima il mare. Mi faceva paurissima la barca a vela. E lì devi guidare da solo ste barche a vela. Ti scuffi, ti ribalti, Cos'è che fai? Ti? Ti ribalti. Scuffi, okay. Ti scuffi. E, vuol dire ribaltarsi. Esatto. Ti prendono. Sì, scuffiare vuol dire ribaltare la barca a vela. Tolgono la cuffia da nuoto. È tipo uno scappellamento. Esatto. E niente, mi ha veramente traumatizzato. Per anni ho avuto paura delle barche a vela e piangevo tutto il tempo. Non ho capito tutti perché. Perché l'ho fatto? No, perché sei rimasto anche traumatizzato? Perché mi faceva paurissimo e non lo volevo fare. Mi faceva paura al mare, mi faceva paura alla barca vela. Mi hanno costretti i miei. Ah, ok. E io tu devi diventare avuto paura bravo della barca vela e ancora non sono a mio agio e piangevo tutto il cazzo di giorno, tutti i giorni. Nel panico totale. Nah, e me lo sono portato dietro. Cosa fare i genitori comunque? Cioè, io guidavo questo cazzo di Optimist piangendo. Virate a destra! Però sono quelle cose che se becchi bene come genitore gli fai un gran favore, perché lui ha 12 anni e sa già guidare un Optimist. Ma se uno c'ha voglia di farlo, io non lo volevo fare. Lo so, però a volte vanno un po' spinti i bambini. In piccola parte. In cioè, piccola non puoi parte, obbligarli, ragazzi. Però devi un attimo spronarli a fare delle cose che magari non fanno. A me mi ha messo in ski lift. Sono caduto allo ski lift. Cos'è lo ski lift? È quello che ti metti a sciare. Che ti metti per in mezzo alle gambe. Su è una sediolina che ti metti sotto. No, non è una sberla. Con un cerchietto. No, 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 stai sempre a terra. Ti trascina su. Sembra. Ti tira su per il culo. È come un gancio che ti metti sotto il culo e ti trascina su. Però non sei stabile sopra, sei tutto. Sì, basta che sei traumatizzato questa cosa. Un botto. Io da piccolo avevo paura, io ero caduto. Io sono caduto e non si fermo. Il mezzo di trasporto sugli sci più difficile in assoluto. È quello più l'hanno tolto. Ora mettono i rulli. Ma ce ne sono ancora dei posti. Ma no, i rulli te lo mettono dove ci sono. Mi stanno chiamando. Ma era una pista per bambini questa. Ma ci sono gli ski lift ancora, dico. Ci sono ancora? Certo. No. L'ho preso uno. Pensavo li avessero tolti. No, no. Ma la chat chiedeva un tuo trauma, Frank. Ah. Però è che avete la lista? Scusa? Hai la lista? Di traumi? E c'ho la scaletta. Ah. Cioè la trauma di Nick, poi il trauma di Frank, bimbo, sasso, latte. Ah, vai col tuo, vai no, col tuo. Mi dispiace un po' però perché voi avete raccontato le robe assurde. Sì. Per me, e quindi il mio è una merda. Vabbè, ma no, un po' come l'altra volta che io ho visto Poggi Pollini. Sì, è vero. Ma era quello che c'era rimasto un botto male, ammetto. Vabbè, e praticamente io però da bimbo giocavo a ricreazione a scuola a raccogliere i sassi da terra. Sì. A scavare, non so se lo facevate anche voi. Scavavo un botto, cioè avevamo proprio, eravamo una fabbrica di sassi praticamente. Come tutti i bambini. E io andavo anche al mattino presto, okay, a scuola, il prescuola, tipo si chiama una roba del genere. E tutte le mattine arrivava il camion del latte. Okay. Ok, che portava il latte, quindi era un evento. Tutti si andava a lanciavate i sassi. Perché arrivava sul retro della scuola. No, arrivava sul retro della scuola e noi andavamo alla ringhiera, come si chiama? Sì, ok, va bene. Alla recinzione a una scena l'arrivo. Okay. Abbastanza. Anche perché noi del prescuola eravamo tutti un po' strani. Ma scusa un attimo, ma in che anni arrivava il camion del latte con i elementari? Ma cos'è nel 1940? Vabbè, ma il latte no, scusa, la materna, non elementare. Però il latte non c'era a scuola? Sì, alla materna veniva. Arrivava il latte. Lattaio? Ma no. Tu avevi il latte c'era a scuola, il camion però lui latte andava prima, quindi arrivava la consegna. Esatto, c'era la consegna che arrivava. Qualcuno al camion, doveva portare esatto, a scuola il latte. Che portava il latte e portava anche le merende. Ma mi fa, ok, ci sta, ma mi fa strano i bambini che arrivano alla ringhiera. Cioè, ma non c'era un cazzo da fare. Mi sembra esatto, cioè una scena da bianco e nero. Ma tu hai preso una gramigna? Ma c'era sta roba? Ma io non l'avevo vista sta roba. Sì, c'era tutto. Ho preso una scricciata. È l'unico posto che fa. No, allora Nelson ti abbiamo chiamato, sei arrivato e ha detto club sandwich. Ma perché era lì aperto? Ma pesa un botto, ma che è? Io lo mangiavo leggero. Potevi un attimo attivare wow! Il tuo. Merda. Ma faccio. Porca, ma sono due, scusa. Ah, perché hai le patatine? Sì. Ah. Ho preso, se qualcuno vuole le mie patatine, che ho preso anche un hamburger, non volevo morire di fame. No, per no, praticamente, quindi raccoglievamo questi sassi e a un certo punto è successo un giorno che non mi ricordo il motivo, io sono arrivato alla recinzione con un sasso in mano, tra l'altro bellissimo. Okay. Ah, secondo me, perché era molto grande. Sì. Quindi secondo ti sei sporcato, Nick. Olio, quello è olio. Quello ho olio sporcato della mia salsiccia. Hanno portato una Coca-Cola. È zero la Coca-Cola o no, è normale. Porca miseria. Nick, tutto bene? Ah, ma guarda, no, Vex, non appoggiarla, è piena no, di olio. Ma sei deficiente. Ma sei scemo! Ma togli ste pizze! Nick, hai fatto devi ripagare danno il tavolo? Mi ricordo cosa ho preso. Ma perché, ma quella allora lì, guardiamo perché quella tutte lista qua, vabbè, però non è normale che una pizza prima, coli allora. Che cazzo è? Che cos'è? Scusate, guarda, ma che cazzo non bellissima si vedrà mai perché ho paura di rovesciare tutto.
È una roba assurda. Ma assurdo. Ma vabbè, che cazzo sono? È che Nick ha preso un po' troppo la lettera, prendiamo la pizza. Cioè, è fior di latte. Sono fette di tacchino, secondo me. Con no, sopra. Allora è mia. Fior di latte. È di Pingu, pistacchi e dei carciofi con del basilico. Stato è tua, bene, ragazzi. È della yocca anche. Ah, è la yocca. Cos'è la yocca? Ok, pensavo fossero i fiocchi di latte. Formati. Ah. E poi abbiamo una. Madonna, questo è da animali. Qua c'è salsiccia. Guanciale tipo che sembra quella di Nick con la provola, sì. Ma è devastante. Con i pomodorini gialli. Nick, è tua quella con i pomodorini gialli? No, la mia, la mia. Ah, no, ma che cazzo prendi? Ma, Nick. Ma questa roba qua non dorme, ma è tutto tonno. Grasso. Poi abbiamo. Tanto non dorme. Più che altro se la dentro uno dei due sgancia è la fine. Sono belle, Sono belle ste pizze. Questa qua è salsiccia. Dimmi i gusti, vediamo se è tua. Allora, salsiccia, mozzarella di bufala, pomodoro e cipolla. Non è la tua. Come non è la mia? Non è la tua. Sono patate. È di Nick forse. Ah, forse. O forse ho preso quella. No, hai preso quella tua. No, ho preso quella. Hai preso questa. Preso... Questa qua è salsiccia, patate e mozzarella. T'ho detto, metti la cipolla. Non ti ha messo la cipolla. No, tra l'altro vorrei ricordare che in tutte le pizzerie c'era stato uno studio un po' di anni fa e quando scrivono mozzarella di bufala non è mozzarella di bufala, sappiamo. E che cos'è? Cazzo, non sono tagliate. Ma io continuo a prenderla lo stesso. Ci sta? Ah, non sono tagliate. E come cazzo fanno in regia? Cos'è portate delle posate. Questa è mi è tagliata mozzarella di bufala che non è di bufala e salsiccia e pesto e le foglie di basilico. Ok, ma sei sicuro, Nick, di questa combinazione? È sicuro, va bene. Posso darti la pizza o devo continuare a stare così? Ma guarda che bestia è sto panino. Ma quanto cazzo faccio a mangiarlo? Ma ci ha mandato un pacchetto di cracker. Pacchetto di cracker. Una Coca-Cola. E adesso io ho le mani sporche, Nick. Come facciamo? Come risolviamo questa situazione? Risolvere. Ma stai impacciugando tutto, Nick. Ma sei proprio un malfattore. Fai così, va bene, ottimo. Comunque si sta colando tutto. Metterei dopo una recensione negativa, Nick. Perché era una roba così. Cos'è successo? Ma perché? Ah, era una gag. No. Hanno messo una bustina di formaggio. No, è mia, è mia, è mia. È per il mio gramiglia lo zafferano e salsiccia. Allora, ma la gramiglia non la ma è imbustato. Ragazzi, parliamone, è bullismo. Lo so. Io, ragazzi, non riesco a capire come tu non l'abbia capito. Ma è imbustato. Posso capire che si spiega con lo scherzo dei suoi genitori che prima o poi tonno ti arriverà uno scherzo in cui a un certo punto e tra l'altro lasciate like se lo volete. Ma tu lo sai? Ah, vai, scusa. No. Che tonno ha dovuto mangiare il parmigiano di recente? E se ne ha mangiato tutto? No, a un pranzo. 8 tipi di coltelli. Non ah, è voluto sì, manco sì, me l'ha detto. Secondo me è un cretino. Cioè, poteva tranquillamente dire non lo voglio, invece non l'ha mangiato. Però una cosa che vorrei fare qua, Nick, dimmi poi se condividi. Prima o poi riempire la macchina di formaggio di tonno. Però, quando, cioè, lui entra, easy, tranquillo. E poi gli riempiamo tutto il formaggio grattugiato nelle prese d'aria e poi glielo spara in fuori appena attiva la secondo me potrebbe morire. Secondo me, considerando che la sua macchina è una merda, io prima o poi lo farei e poi gli ricompriamo la macchina. Si è pulita, ma è comunque una merda. Perché puoi pulire la merda, ma sempre merda. Ma Vezzi, ma quello non è un club sandwich. Quello è un... Sì, ma quella roba è mai ma vista. Ma che cazzo è? Ma è buono. Buonino. Mi allora, porti Nick un tovagliolo e delle posate. Però devo dire che vedendo quelle pizze mi è venuto voglia di quelle pizza. Pizze sono veramente belle. Io quasi sì, devo fare un altro giro. Tanto dobbiamo vedere un film. Qua è lunga. Ci sta, in effetti è bella lunga. Fateci sapere anche posso cosa avere un voi. Aggiornamento su quale film sta vincendo. Perché io ti giuro Doraemon non ne ho mezzo. Basta che entri su Instagram. Basta che entri su Instagram. Qualcuno ha le mani pulite. Fateci sapere in chat per favore. Non lo sanno cosa. Come non lo sanno? Possiamo vedere solo noi. Ah, veramente? Sì. Ah, niente. Io devo, tra l'altro, devo ancora fare il login su Space Valley Instagram, quindi niente. No? Io spero che stia vincendo il film di Tom Frozen, ma... Il trauma sul... sul latte. Scusa, praticamente... Buon appetito. Buon appetito ma non me l'hai preso, tutti. Ma... Eh? Ma anche tu volevi forchetta... 40 volte di là, non hai preso neanche... Ho preso 8 coltelli, stronzo! Ah, in regia magari volete qualcosa, dei tovaglioli, delle forchette. No, non voglio niente. Era buona comunque, l'abbiamo sempre presa nel posto sbagliato. Ma guarda che sono veramente invitanti. Quindi quando vedete quei posti che fanno primo, secondo, pizza, dolce, poke, andate. Fidatevi. Diffidate dei posti che fanno solo le pizze perché è praticamente fisso che non sono bravi. E stavo dicendo, c'era questo... hanno trovato sto sasso. E adesso si è creata, come dire, troppo lunga questa storia, quindi fa cagare. Vabbè, semplicemente, io ero un bambino... Ma io volevo la carta, non un coltello. Anche io volevo la carta. Avevo capito, forchetta, coltello e carta. Ma io non ho capito. No, coltello, forchetta e carta, io ho capito.
Vabbè, e devo premettere, io ero un bambino comunque molto tranquillo, faccio altre cose per bene, non... a scuola almeno nessuno mi sgridava profetico, mai. Perché... Profetico, no, però ero sempre, faccio... nessuno aveva mai niente da dirmi. Infatti, due volte i colloqui e i miei... Che ama... noia. Suo figlio è bravissimo e lei ama, come è possibile, a casa è un disastro. E... Veramente? Sì, io a casa ero un grano più bello. Ma perché a casa ti sfogavi? È quello che ho sempre detto io, a casa, così, quando sono nel mondo civilizzato, mi comporto da persona civile. E cosa, cosa facevi a casa? Ma è di tutto, litigavo molto con mio fratello. Vabbè. Ma io non riesco proprio a immaginarti tu che... Anch'io la mia mente ormai ha rimosso. Ma Frank litiga, non ti riesci a immaginare? Ma anche solo che no, da un calcio. Ah no, quello no. Beh, tipo io, minco, mio fratello, ci abbiamo, i miei hanno ancora la porta di casa, della camera di mio fratello, con i buchi, io con cacciavite piantavo tutte... Ma che cazzo dici? Mio fratello andava a scuola costantemente pieno di graffi, c'ho le foto, gli ho spaccato un sopracciglio. Cioè, mi aspettavo più che Frank tipo a 5 anni vado in questo... No, ok, questo non me l'immagino neanche. Ti denuncio. Gli ho spaccato un pollice. Beh, ma anche lui faceva male a te. No, non avevo mai fatto niente. Però ora avete un bel rapporto, quindi sono contento per voi. No, non è vero. E vabbè, quindi insomma ero un bambino molto tranquillo. Cos'è successo? Che io, siccome avevo trovato questo sasso molto molto bello, avevo paura che lo rubassero, perché i bimbi sono stronzi, ricordo. Sì, è verissimo. Soprattutto è vero, con gli altri bimbi. E quindi me lo sono portato dietro. Cos'è successo? Che io sono arrivato lì quindi con questo sasso dietro. Un attimo, ma sei stronzo? Cos'è successo? Ma il tovagliolo per me? Non gli hai portato il tovagliolo? Ma tu sei andato di là per prenderti le tue cose, non te le sei prese? Ma aspetta, ma hai preso i tovaglioli per tutti, tranne per me? Anche per la regia li ha presi. No, dammi il tuo tovagliolo. Adesso mi fai mangiare la mia fetta. Lasciami il tuo tovagliolo. Posso dire che però potresti essere un po' autonomo. Sono un poco. Sì, ma un po' di autonomia. Devo andare a prendere io. No, vado io. Allora ti perdi il mio racconto. Lo so. Adesso aspetta un attimo. Mangia qualcosa intanto. No, io preferisco mangiare dopo, sennò siamo tutti qua a mangiare. Nel frattempo sentiamo un audio. C'è un audio. Ci sono un po' di audio. Fighissimo. Vai. Figo. E non stiamo sentendo. A tutta la grande spaziale. Allora, mio trauma infantile peggiore è legato ai pomeriggi a casa dei miei nonni, quando nonno tornava a casa con nonna, con delle retone piene di rane, e nonna si metteva in cucina a pulirle, mentre io guardavo Bim Bom Bam, Semicit della canzone dei Rovere. Ho ascoltato il nuovo album, andate ad ascoltare, è bellissimo. Beh, ricapitolando, io ero in sala a guardare Bim Bom Bam e nonna entrava in sala urlando, brandendo un coltello, tutta sporca di sangue, appena le scappava una rana. E io ho una grande fobia delle rane, piango tanto. Posso chiedere a Nico l'imitazione della nonna che corre con il macete in mano perché le è scappata una rana? Perché a me? Perché secondo me tu saresti tutte le imitazioni di Nick sono, aspetta che te la faccio e poi c'è il pam. Ah, è vero. Pam! Questa è la nonna che col macete spunta. Avrei fatto più tipo... Dove fare con le due imitazioni lì? Shoshman! Esatto, ecco. No, pesh, ma mia rana! Bam! Bam! Questo è un meme interno che Nick fa sempre questa imitazione per qualsiasi cosa. Vabbè. Vorrei portare avanti la mia campagna che secondo me in un futuro dovrebbe ognuno, diciamo, saper uccidere ciò che mangia. Quindi se vuoi mangiare un pollo devi saper uccidere figo. Un pollo. Così smettiamo tutti di mangiare la carne. Per me ci sarebbe molta più sensibilità nei confronti di mangiare, secondo me quasi nessuno mangerebbe carne. Però brutto da dire, ma un pollo forse il coraggio lo trovo. No. Beh, pesce lo trovi tranquillamente, perché pesce sono andato a pescare un botto di volte. Non sì, ma come fai col pesce? Lo sbatti sopra una roccia. Okay. No. Cioè, è brutto da dire, ma è. Lo aspetti. No, è per me aspettare è peggio. È molto peggio. Perché io tipo mi ricordo che quando vedevo gli altri pescatori che lo mettevano dentro e aspettavano. Ma dentro dove? Lo mettono dentro la rete, sulla sponda. Lo mettono già dentro la rete e poi sanno che dopo un po' non si muove più. Però per me quello è pesissimo, cazzo. Sì, quello è perché muore lentamente. Vabbè, ok, grazie per i vocali. Stavo dicendo, praticamente cosa è successo? Che io tenevo questo sasso dietro e il tipo del latte l'ha visto, l'omino del latte, tra l'altro un tizio col pizzetto, così che era anche simpatico. Vuoi fare l'identikit? No, proprio quel giorno ho voluto rompere i coglioni. E quindi ha piantato una mega scenata.
iniziando a dire: ah, ma cosa vuoi fare? Vuoi spaccarmi il furgone? Robe così. E intanto ha fatto chiamare i bidelli. No. E quindi mi sono ritrovato questo esercito di bidelli. Come? Che mi è arrivato addosso, mi hanno sequestrato il sasso e mi hanno portato via. Cazzo, e io ero lì, in realtà, tranquilla alla rete con il mio coso, il mio sasso. E quindi da allora. Che era solo bello. Esatto, era bello, ma pure me lo rubassero. Io non volevo far niente. Invece questo ha creato tutta sta cosa per cui volevo tirargli il sasso, distruggerlo. Quindi da allora ancora di più cerco di comportarmi bene senza provocare. Però ci sono rimasto malissimo perché io ero quello bravo che non faceva male a nessuno. Che aveva la chat un dice sasso, il lattaio era. Ah no, è Pischelletto. Il lattaio era il padre di Giovanni Droide. Salutiamo Giovanni Droide. Però io mi inchino comunque ai vostri traumi. Perché... Quindi se ragazzi da domani arriva al lattaio e c'ha il pizzetto, scappate. Spero che voi abbiate un sasso in tasca. Anch'io ho un trauma da ragazzo diligente, elementari sempre. Io mi sono beccato una nota perché mi sono alzato a buttare il fazzoletto nel momento sbagliato. Perché non c'era la maestra. Eri uno di quelli poco furbi. No, non poco furbo, mi stavo facendo i cazzi miei. C'era uno che stava facendo bordello nella classe. Io mi sono alzato per andare a buttare il fazzoletto nel bidone. Stavo tornando al mio posto e in quel momento è entrata la maestra che mi ha messo la nota. Beh, io ho lanciato e io disperato, cioè perché non avevo fatto niente. Mi è successo uguale, ho lanciato un pezzettino di carta. In quel momento è entrata la cazzo di preside alle medie e l'ho colpito. No, hai colpito proprio con l'aeroplanino. Con un pezzettino di carta. Ma scusa, Alice, cioè non ti ricordi grave, che ho lanciato un aeroplanino ed è finito sulla cattedra della prof? No, non sei finito nei guai di te, è finito nei guai di Matteo. No, nessuno, perché sono arrivato lì, lei non vedeva niente, okay. Quindi non ha capito che l'ho lanciato dall'altra parte della classe, era mezza cieca. E gli ho detto: ah, scusi, mi è partito. E lei ha detto: ah, sono ragazzi. Fine. Sì. Ah, me lo ricordo bene che era mezza cieca, perché facevamo le interrogazioni col libro sopra le gambe. No, non c'è così. Lei leggeva il registro così, guarda, questo è il registro. Lo leggeva così. Non sto esagerando. Ma è vero. E poi ti faceva, non so, domanda e tu aspettavi un attimo, guardavi e poi non se ne accorgi. Ma ti ricordi quando 2005 grande, wow! Grande! Pingu Pisch non si chiude questo mese. Si va avanti anche se obiettivo 3000, dai, ce la possiamo fare. 3000 5 a malapena riusciamo anche a fare patta, neanche a 3000 facciamo la cena medievale, giusto? C'è ancora questa cosa? No. Era 4.000. Era 4.000, però. Sarebbe un problema perché questi calò. 3.000 ci sta a organizzare qualcosa, ammetto. Vero. Ma dicevamo, scusa. Al liceo ci fu una combo pazzesca. Non c'entra un cazzo che traumi infantili, però è una bella storia. Questa combo pazzesca tra la prof mezza cieca e un prof che aveva dei gran problemi psicologici. Te lo ricordi, quello di educazione visiva, che poi andò via. Praticamente, a parte che sto qua il primo giorno di scuola ci disse: i vostri colleghi lo scorso anno mi hanno causato dei problemi psicologici, per cui io quest'anno mi vendicherò su di voi. Ma serissimo. E niente, successe questa cosa. Si è introdotto così. Sì, sì, sì. Successe questa cosa per cui lui era seduto al banco, a un banco, non alla cattedra. Entrò la prof mezza cieca, e dirò un nome di fantasia, Alberto. Si affacciò, bussò e disse: ragazzi, c'è il prof Alberto? E noi abbiamo detto: sì, è lì. E lui ha detto: sì, mi dica. Lei non disse niente e se ne andò chiudendo la porta, perché non aveva né visto né sentito nessuno che le rispondeva. Cioè non ha lei è entrata e ha detto: nessuno, ma è uscita. Perché vabbè, E lui disse: ma non mi ha visto o non mi ha voluto vedere? Vero. E lui diceva: ma prof, ma è venuto a cercarla, che cazzo dice? Vabbè, questa che scuola strana. Artistico. No, solo lui in realtà. Era uno. Erano tutti degli artisti. Altro grande episodio di questo prof, praticamente a un certo punto ci chiese di disegnare un unicorno, ok? Nelle fiamme o nelle tenebre, una roba del genere. No, una roba figa. Queste robe. Sì, noi facciamo cioè, lezione arrivava, si disegna un unicorno. Lui. Portavano tutti alla. No, lui veramente. Era educazione visiva. Nessuno mi aveva mai chiesto di disegnare un unicorno, tanto che noi c'eravamo un po' era una roba strana. A un certo punto c'era praticamente questo nostro compagno che fece un unicorno con queste fiamme che però sembravano palesemente delle cacchette, ok? E lui lo umiliò in pubblico alzando il suo disegno e dicendo: queste cosa sono? Così. E tutti in silenzio, nessuno che aveva il coraggio di dirgli che sembrava della merda. E proprio esissimo. Cioè, ma lui disse: è un unicorno, disse: sono pezzi di merda. Sì, dopo ha detto: sono pezzi di merda, sì. Mi è partita una patata comunque mentre narravo, però non l'hai vista. Stavo per colpire. Ma è andata là, da qualche parte. O proprio vado. Pum! Vabbè. Che cazzo dici? Anche non è male sto supremo. Ma anche la pizza. Sa un botto di zafferano. Ok. Ma io volevo sentire anche le note vocali.
Ascoltiamole. Cazzo, sono fighe. Prego. Riverenza a tutta la Valle Spaziale, sono Miriam e il mio trauma infantile è dato da questo comportamento che io avevo da piccolina, cioè quando non riuscivo a trovare mio padre per casa, invece che urlare e chiamarlo come fanno quasi tutti i bambini, io mi alzavo e andavo a cercarlo. Questo ha comportato che due o tre volte ho beccato i miei genitori che facevano all'amore. E a distanza di anni mi rendo conto che questa cosa si è impressa a fuoco nella mia mente proprio. A me colpisce il due o tre volte, nel senso infatti, che i genitori non hanno, no, cioè, senso. Però a me colpisce proprio anche che Miriam non abbia capito da una prima situazione, cioè da una prima volta sbagliata, che non doveva più andare a cercare. Secondo me in Miriam era cresciuta della curiosità, della palese curiosità su questo atto. Beh, in effetti è un po' strano, magari la prima volta, quindi. Però ripeto, non c'è nulla di male, secondo me. No, però secondo me cosa fai tu? Sei genitore, ti stai accoppiando perché vuoi dare un fratellino a tuo figlio. Arriva tuo figlio, come gestisci? Beh, intanto, ripeto, esistono delle cazzo di chiavi. Bene, ti sei dimenticato, hai ripreso da. Intanto puoi anche farlo sotto le coperte, magari. Non di giorno. Dici, ci stiamo abbracciando, cioè. Era partito così, poi si è fatto prendere dal momento perché voleva tanto un nuovo figlio. sto pensando. È un casino. Cioè. Sta arrivando il fratellino! Dovrei dare delle spiegazioni. Non so che cazzo dico. Infatti. Anch'io saprei che cazzo dire. A me è tosta. Cazzo, questa è una bella domanda. L'unica è riuscire a non finirci mai dentro questa situazione. Sì, anche secondo me. Ma io ce l'ho. Quello che dico è, posso capire. Sai. Mi dici che. Tanto in base all'età del bambino, se tipo ha 6-7 anni, per esempio. Ma purissima della puttanata che stai per dire. Preparatevi. Stanno insieme, si vogliono bene e ci stiamo facendo delle coccole, fine. Ah vabbè, dai, e sì, nel okay. tempo lui okay, sviluppa okay. il pensiero delle coccole, però, che chiaramente erano altro, cioè, però scusa, non devi stare perché il bambino non ha così ma tanto. Ma lui va a cercare di fare le coccole così con gli altri poi? No, in realtà no, perché dici, gli spieghi che comunque siamo insieme, abbiamo coccole da grandi, direi. Però anche. Dico, questa cosa farà sì che lui non verrà più a cercarti quando non ti trova e sentirà magari. No, qualcosa. Quello è un altro problema, lì chiudi la chiave la porta la prossima volta, cioè. Quindi, cioè, dico, tu semplicemente da questa esperienza dici, faccio in modo che non risucceda lato mio, però lato suo gli rimane una roba, non devo più fare questa cosa. Non ho capito. Cioè, il bambino, che ne so, è arrivato a questa situazione. Io gli direi, guarda, gli direi questa cosa che ha detto Nick, in più gli direi, sono momenti in cui ci piace stare da soli, siamo da soli, si fanno da soli. Già meglio. Quindi magari se la prossima volta hai bisogno di noi, ci cerchi, chiamaci. Suggerisco infatti di mettere tipo un campanello in casa, qualcosa. Così è meglio. Secondo me così eviti anche. Comunque scrivono giustamente perché la mamma grida durante le coccole. Nel senso, può capitare, cioè, vabbè, sono un po' strano. Coccole da adulti, secondo me. Coccole da grandi, perché adulti non capiscono. Però comunque guarda che tu hai dimostrato nel salotto delle domande fatte dai bambini di non saper risponderne praticamente neanche a una. Ma io ho capito che con voi non riuscirò mai a farvi capire che sono una persona normale. È impossibile che io ne esca che sappia fare qualcosa. Non quindi confuso. Sono sereno nel fatto che voi pensate che io sia un pessimo genitore. No, ma non ho mai detto questo. No. Vedrete un giorno. Ma no. Beh, oddio. Io sarò un pessimo genitore. Non so, però avete dato le risposte secondo me un po' dubbie. No, però tu non hai saputo rispondere, bra. Ma perché appena dico qualcosa mi prende per il culo? Però, ma no, quindi non ci provo neanche a dire cose seriamente. Allora, un po' è vero, però secondo me tu non devi puntare a diventare a sembrare una persona normale. Siamo nel rage qui. No, lo so, però. Secondo me tu dovresti invece giocarti bene le tue peculiarità da persona molto particolare. Una frase sì. Era una roba che hai risposto che adesso non mi ricordo, ma la rivedrò quella nel salotto. Quella super strana contorta che non ho capito. Allora, cioè quella strana contorta e poi un'altra mega razionale, veramente come se gli stessi spiegando della scienza. Beh, io sarò razionale con i miei figli. Cioè sarò comunque conscio dell'età che hanno, ma razionale, non è che li prendo per il culo. No, non okay. gli dico stiamo giocando a tombola, se ma stiamo no, trombando. Ovvio, no. Cioè, gliela nascondo un pochino magari, ma non mi invento cose che sono irreali. Perché lo confondi no, magari. Certo. Cioè, ma io sono d'accordo. Ma io infatti spero nei videogiochi. Okay. Secondo me i videogiochi ti possono insegnare un po' di robe. Spianeranno la strada, tu dici. E dopo non devo farlo io. Ok. Ma poi io non ho chiesto queste cose ai miei genitori. Cioè io le ho scoperte da solo. Non più. Ah, tu hai scoperto tutto da solo? Wikipedia. L'ho detto anche nel salotto. A me mio padre mi fece un discorso sul sesso. Ah, sì.
stranissimo. Perché mi disse, cioè, tipo, scelse come tiratura autoriale di non dire, di chiamare i membri maschili e femminili cazzo e figa. E quindi ero piccolo e lui mi faceva questo discorso dicendo cazzo e figa ogni volta che doveva chiamarli. Ma come... Era un po' in crisi, si vede, ha deciso di far così. È come mi aspettare che lo facesse Cesare, tipo. È una scelta stilistica, esatto. Ci sta, nel senso, non ci trovo nulla di male. Magari. Ma che secondo me non c'è bisogno di fare un discorso. Beh, no, dai, un minimo discorso. Lui delle cose un discorso pratico. Lui me le ha spiegate delle cose lì utili. Dai. Tipo? Ma tipo, mi ha spiegato come funziona l'eccitamento e come funziona anche la masturbazione maschile e femminile. Sì. Sì. Cavolo, bravo. Ma... piccolo, ma non così piccolo. Arriva tuo figlio, ok, in piena adolescenza, e ti chiede: ma cosa significa masturbarsi? Glielo spieghi, certamente. Ma perché penso che ormai... No, ma io volevo la tua risposta, come se fosse una domanda reale. Gli direi: guarda, è una cosa che una... questo è un uomo, una donna può fare da solo per provare piacere. E basta, è una cosa normalissima, ma... che viene naturale fare, ma... fanno tutti. Ma ci sta, ma questo un po' l'avevo capito, ma come si fa nella pratica? Avevo capito come si fa nella pratica. Ah, tu sei il bambino, sì, okay. Un bambino. Vabbè, gli spiegherei come si fa, cioè, nel senso, capisci te, capisci no. Te come ti piace di più. Si capisce però che non è come spiegare il calcio. Cioè, vabbè, glielo spiego, cioè, cosa devo spiegargli? Prendi la mano, non lo so, se me lo chiedi glielo devo dire, che cazzo devo fare? Cioè, no, ti sto chiedendo, ma comunque vago, dall'età sempre. Prova a essere vago nel dirgli, guarda, cioè, prova un po' a capire te, nel senso, non ci ma entri no, male. Venga, pericoloso. No, cioè, gli dico, è una cosa che puoi fare, ci sta, è normale farlo, quindi... Non ti so dire io cosa devi fare. Papà, ti ho chiesto come cazzo si fa. Più buono. Allora, una roba che mi ha detto mio padre, che non sapevo ai tempi. Hai risposto: fatti una sega. Ma scusa. No, me l'ha detto. Andare nel padico. Comunque, per me tu ti incazzerai con i tuoi figli. Se sono un po' come me, è un po' un casino. Stai dicendo adesso? Che io non sapevo ai tempi che si eccitassero anche le donne. E che cosa succedesse alle donne quando si eccitavano. Era forse una roba dei maschi. Sto per vomitare. Oh, è pieno? È pesantissimo. Mille patate. Facciamo scambio di qualcosa. Io sto mangiando del gran pesto che non mi è mai stato usato. Io ho un carico di carbo che non sto capendo più niente. Io ho avuto poi ho due carciofi intere. Sono enormi quei due carciofi. Stavo da un'altra parte. Io ho avuto un altro trauma che mi porto dietro ancora oggi. E ho paura dei cavalli. Perché quando ero piccolo in Corsica ho paura di tutto, però i cavalli, proprio bene in mente il trauma, ovvero che eravamo su sti cazzo di pony di merda a fare un giro, io e i miei genitori varie, e il cavallo su cui ero io partì. Okay. Scappò dal tipo che lo teneva e iniziò a correre con me sopra, che piangevo e pensavo di morire, e non sono mai più salito su un cavallo. Vorrei affrontarlo, però. Ci sta, è bello. Cioè, c'è un posto figo. Dove ho visto dei cavalli in un posto figo, ho detto lì sul cimone ci potrei andare. Sono. Giusto, Nick? Vorrei farci un non video anche dove affronto i cavalli. Beh, su quelli del. Vorrei farlo, però. Credo sia il Cimone, perché. O giù di lì, insomma, di vicino. È figo perché ci sono. Ma adesso ci sono le birre, ma io lo volevo prima. Ti fanno. Sì, ce l'hai, me l'ho dimenticato anch'io. Ci sono il maneggio, ma non stai nel maneggio. Cioè, quei cavalli ti portano in giro per le strade, quindi sei tipo il dirupo. Lì, e quindi sai che se il cavallo fa una cagazza, è morto. Io ho visto sto posto dove passi tipo nel bosco, vai nelle vallate, è figo. Quello secondo me è più bello, però se vuoi superare proprio il trauma, secondo me deve essere proprio devi cavalcare come gli indiani senza sella. No, diventa sterile due minuti dopo. Se vuoi fare una cosa uno dei metodi di controllo della popolazione indiana era per quello. Davvero? Perché molti erano sterili. Vabbè, ci sta. Falsa informazione. Allora, la gente che mi rompe il cazzo sempre sulla Corsica, dovete sapere, adesso magari questo non l'ho mai detto. No, Vez, fai il loro gioco, questa la sapevo anch'io. Se tu nomini Corsica. Ma non me ne frega un cazzo del Fantavalli, non me ne frega un cazzo. Hai fatto quello vuole birra. Ma no, dico che è da sempre che la gente mi dice nomini sempre la Corsica, c'è il meme di io che parlo della Corsica, no? Ma la gente non sa che io per anni se non andavo a scuola, e comunque un bambino quando va a scuola, torna a casa, va a scuola, torna a casa, va a scuola, torna a casa. Io andavo tre mesi e mezzo in Corsica tutti gli anni. Davvero? Quindi tutte le mie esperienze le ho fatte in Corsica, perché ero lì. Cioè, io finivo la scuola, andavo in Corsica. A Pasqua andavo in Corsica. Nelle vacanze di Natale andavo in Corsica. Poi, ero sempre in Corsica. Poi quando eri lì magari stavi con della gente della tua età e facevate cose. Sì, oppure stavo con i grandi, andavo a far giri. Stavo anche, dato che stavo così tanto, c'erano dei periodi in cui stavo in casa a giocare alla Play.
in Corsica. Cioè c'era tutto lì, era una seconda casa. No, si sta, capisco. Ma quello infatti è figo, cioè poter parcheggiare i propri figli in un posto, soprattutto se è in un'isola a centinaia di chilometri di distanza da casa. Secondo me è figo perché sei sicuro che non torni. Ma poi per Nelson, che comunque era un ragazzo che non aveva assolutamente bisogno di socializzare varie, secondo me è perfetto una la Corsica. Ma da piccolo ero no, da piccolo mi picchiavano. Capisco se sei ironico. Nel senso che avrebbe dovuto avere un ambiente, secondo me, stimolante. Ah, ok. Ma io mi ricordo un botto attivo. Ho dei ricordi. No, però è vero, tu secondo me eri mega attivo. Sì, forse perché erano i suoi cugini, è un po' diverso. Ci sta. No. Ma comunque abbiamo altri audio di traumi della gente che sono mega Oggi avete un po' esagerato. Beh. Lo posso dire un po' più contenuti, per favore. Ma tutti, visto che siamo arrivati a 2500 abbonati, merda, capite bravi, anche ragazzi, voi che mille. Nel gruppo Telegram non siete 2500, non sarete neanche 1000, quindi... O forse siete 1000, non lo so. Entrate su sto gruppo almeno per i vocali, almeno per quello. È vero, almeno per i vocali. È l'unica ci sta. Cosa. Cioè, che cazzo. Prego. Dici un audio? Salve a tutti. Okay. Anche per ricollegarmi a quello che state dicendo su dei pompieri che aprono serrature. Un trauma che io forse ho causato nella mia infanzia è stato quando, per ripicca, perché mi avevano chiamato piccola, mi sono chiusa in bagno e sono rimasta lì rifiutandomi di aprire, fino a quando non sono arrivati i vigili, sono entrati dalla finestra del terzo piano e mi hanno fatta uscire. Da quel momento in casa mia non ci sono più chiavi, perché hanno paura che ci si chiuda tutti dentro, non lo so. Sai che... E niente, questo è quanto. È io ho generato un trauma che sta logorando le mie sorelle a mia mamma. Aspetta, già... perché? Il trauma l'hai generato a tua mamma, ma logora le tue sorelle. Perché hanno loro a che fare con lei ora. Sono però è colpa tua. Okay. Sì. Ok, che cazzo hai fatto? È perché, non so se ti ricordi, anni fa che avevo quella tosse fortissima. La gente che paga per le tue... avevo quella tosse fortissima che tipo mi vomitavo addosso. Ok. Ci conoscevamo già. No, non ancora. Ma sì. Al liceo. Oh, ok. No, basta. Vabbè, ragazzi, avevo le patate sulla pizza. Basta, insomma, patate. Va in regia. Ma poi mi ha offerto i Doriano, che sono tipo i cracker più pesanti che ci sia. È già andato un pacchetto. Porca troia. Cioè, basta, sto per vomitare. C'è maionese, parmigiano. Ma c'è ancora un burger da mangiare. Sì, vabbè, doveva stare qua fino a mezzanotte. Durante 15 merda. Anni il film di Doraemon. No, no, ragazzi, se vogliamo ridere. Frozen, che non è il cartone, è un film in cui un tizio rimane bloccato su una seggiovia. Per favore, sì. Per favore, cioè, sì, dai. È un film interessante, no, bello, Doraemon, bello quanto vuoi, ma mi spacco troppo i coglioni. Oh, vediamo cosa vince. No, Doraemon poi bellissima, io mi svegliavo, cioè Doraemon era una delle mie poche motivazioni di felicità. Ma scopre la luna. È spaziale. A tema Space Valley. Va bene, continua. Niente, praticamente ti vomitavi addosso. Avevo sta tosse fortissima che sforzavo così tanto che a volte dal nulla mi vomitavo addosso. Come qualsiasi bambino, no? Giusto? Ma non ero bambino, ero al liceo, avrò avuto 18 anni. Esatto, tu puoi avere tipo il liceale, quello bello, che cresce bene. Era un problema. Poi c'hai uno che si vomita addosso. Mi faceva ridere, io tossivo così forte che sforzavo così tanto che vomitavo. Ma a volte ero tipo a far balotta la sera con gli amici, iniziavo a tossire e poi mi sbrattavo addosso. Non ti ho mai visto vomitare. Cazzi tuoi, meglio. Sì. No, t'ho visto vomitare. No, non t'ho visto. Non lo so. Ma perché lo facevi? Cioè, di solito se un bambino si sbrodola addosso del vomito, lo mando dal dottore. Sono stato dal dottore. E ti diceva? Suo figlio vomita. No, ma era lo sforzo. Suo figlio vomita. Ma non hai capito un cazzo. Io ritorni a casa. Avevo la tosse forte. E quando tossisci forte non ti viene mai stanchezza. Sì, a me viene. Vomitavo. E niente, ma non c'entra col vomito questa cosa. Ma perché tossivi? Allora perché avevo una tosse strana forte e il medico mi stava curando. Ma se mi hai capito che cos'era? Ma era tosse, normale, un po' andata via. Solo che era molto forte. Vabbè, sta di fatto che questo giorno ero in casa da solo. Ma questo te lo ricordi sicuramente. Ero in casa da solo, inizio a tossire. Come quando sto per vomitare. Non vomito, mi tiro su e non respiravo più. Ah, ok. Mi tiro su ed ero proprio in apnea. Out. Bruttissimo. Non riuscivo più a respirare. Allora mi impanico, dico, ma muoio. Inizio a telefonare la mia ragazza dei tempi per salutarla, l'idea era quella. Io ho detto, mo muoio, cioè, sono in... Ma come non hai fatto respiro. In quel frattempo a prendere fuori il telefono e chiamare? Tu non forse... Ero così. Tu capisci che... tu capisci che magari in tutto questo c'è anche l'esagerazione di Nelson. No. Non sto esagerando, Nelson, giuro. Se non stai respirando, non è che riesci a chiamare l'apnea la è una cosa seria. Ma non l'ho chiamata, non mi ha risposto. Ho chiamato...
invece mia mamma. Ma sei stato in apnea per 2 minuti e mezzo? Cioè, mi sono tirato su, ero così. Ma no, dove sei? In paradiso, no, in questo momento. No, ma quanto cazzo ci metti a prendere, esatto, il cellulare e chiamare? Secondo me siamo sui 30-40 secondi per adesso. Però dico, quanto ci metti? C'è anche chi dice che è andato alle poste a ritirare. Oh, ma no, la famosa raccomandata. No, ha letto anche due manche. Si chiama ironia, si chiama ironia. Prendo sto cazzo di telefono, provo a chiamare la mia ragazza, non mi risponde. Chiamo mia mamma. Hai chiamato un'altra persona, saranno almeno 2 minuti. Ma no, no, ho chiamato mia mamma e basta. Tipo, sarà stato tu, e mentre tu sei. Esatto. Ok, metti giù, ok. Mia mamma. Tu. Cioè, capisci che saranno passati almeno 5 minuti? Io credo che nel tutto siano passati 40 secondi. Impossibile, no, dai. Non è possibile. No, è possibile. Allora, la scena è questa. Porca puttana. Se io sto, ovviamente mi tiro su, così faccio. Mi impanico un attimo. Ok. Tu. Vabbè, adesso sei stato un po' veloce. Beh, velocissimo. Velocissimo. Lasciami un po' di più, ma è, cioè, tranquillamente. E dopo? Mi ha risposto mia mamma. Nel frattempo, mentre ero al telefono, sono uscito in terrazzo. E lì ho iniziato. Quindi sei uscito, però aspetta, sei uscito che tipo avrei fatto 5 passi. No, chiedo, devo ricostruire la scena nella mia testa. No, era il terrazzo. Camminavo verso. No, ragazzi, per me la scena è questa. Per me la scena sarà questa. No, nel frattempo tiravo. No, ma non è che cammini veloce. Io ero in panico, tiravo pugni ovunque, robe così. Cioè, capisci? Però sei un po' stronzo, no, eh. Io sto raccontando la sua vicenda, che l'ha traumatizzato. Sono partito. Ma dice che ha fatto 300 azioni. Ma in questo perché 300 momento. Azioni? Ha fatto una maratona nel mentre, respiri, ma non è che riesci a fare cose. Non è che non... se ti tappo il naso fuori. Quanto cazzo riesco a tenerti il naso tappato? Nel frattempo io ero in panico, telefonavo e tipo mi veniva da piangere e tiravo anche calci alle cose, pugni alle cose, ero incazzatissimo. Perché stai morendo? Perché non respiravo più. Eh no, ok, no, dico, ero incazzato perché stavi, certo, morendo. Ah, ok. Stavo morendo nella mia testa, quindi chiamo mia mamma, nel frattempo esco in terrazzo, chiamo mia mamma, mi risponde, fa pronto e faccio, ma non respiro più. Così, merda. Lei era a lavoro, inizia a urlare come una pazza, molla, sento proprio lei che urla come una pazza al telefono, aia! Mette giù. Io nel frattempo ero in terrazzo con calma, mi concentravo e riuscivo pian piano a respirare. Ma te lo può confermare Cesare, perché è arrivato 5 secondi dopo a, okay, casa mia. Merda. E mi arriva un'ambulanza a casa. Cioè, okay, io ero a casa, okay, da solo, che nel frattempo ero ripartito a respirare. E mi è arrivata un'ambulanza a casa con mia mamma dietro. E nel frattempo anche Cesare, che è arrivato a casa mia con un'ambulanza davanti. Però aspetta, qua per la mia ricostruzione mentale mi serve sapere nel momento in cui tu hai messo giù. Cioè, subito ti è tornato il fiato, appena hai messo giù hai fatto... Oppure no, tipo dopo un po', io sono continuato a camminare, no, dopo... in terrazzo, che respiravo male, tipo facevo e facevi avanti e indietro, no, tipo per il terrazzo. Sì, perché ero all'aria aperta. Ok. E lì dopo un po' sono ripartito, no, a respirare. Ho detto, è arrivata l'ambulanza, l'ho aperto io, loro erano pronti a entrare, ho aperto io e tutto e basta. Il trauma che ho generato a mia mamma è che lei adesso, ogni volta che le mie sorelle la chiamano... Ma scusa, cosa hai ridetto ai soccorritori? Ho detto, non respiravo più, la mamma, hai fatto bene a chiamare. Okay. E ci sta, ci sta. Mi hanno chiesto se volevo andare in ospedale, ho detto di no. E la storia di Nelson, in pratica. Hanno... che immagino lui che apre, sì. Ma io poi non ho chiamato mia mamma per dirle chiama l'ambulanza, l'ha chiamata lei. Ok. E... no, beh, giustamente, sì, effetti, cioè, fortuna. Forse arriva prima. E niente, adesso ogni volta che le mie sorelle la chiamano in contesti... no, fuori dal normale, diciamo, dall'ordinario, o non rispondono, lei va in panico totale. Ok. E poi c'è mia sorella che sviene a caso. Ah, perché è anemica. Ok, menche. Sviene a caso, tipo, spiace, in autobus, robe così. E quindi mia madre, tra io che gli ho fatto questa cosa, se la ricorda ancora per... Vi ricordate a Space Valley che le telefonai per uno scherzo? Ah, ma era vero. E lei impazzì. Sì, vero, era per quella roba là. Vero. Ha ancora questa cosa che quando un figlio la chiama ed è un po' alterato, lei impazzisce. Questo anche perché non la chiamate mai, magari. Io non la chiamo mai. No, loro, sì, vivono, sì, con lei. Sì. Se tipo non torna a casa, per lei è morta. Io posso, in panico. Però posso dire una cosa, adesso sarà un po' cattiva Nelson questa cosa, ma se io avessi un figlio come te e fossi tuo padre, obiettivamente non mi preoccuperei mai, perché tu ogni giorno muori. Sì, io sono un Highlander. Esattamente, quindi c'è, cioè, obiettivamente. Ma non ero ancora ai tempi. Ciao, lo sono diventato. Penso di morire. Penso di avere diventato un tumore. Penso, è vero, di... all'epoca non lo ero ancora. Ah, ieri stavo non per incidentarmi. Ma ero normale. Ieri mi stavo per addormentare in autostrada. Cioè, ma ero così quando eravamo al liceo insieme, no? No. Ero normale. Cosa è successo? Sono andato a vivere da solo. Ah, ok. Vivere da solo, sì. Sì, no, è quello che è cambiato. I ladri.
Ah, una volta io e Nelson ci siamo fatti tutta la sua casa con dei macete. Ma perché è così stronzo? Che cazzo vuoi? Non so, tra l'altro, no, infatti. Cioè, se tu non mi dai, insomma, tu stai raccontando una storia tua personale molto forte. Ma vaffanculo, te sei un coglione. Stanno insultando tutti. Allora, in tu sei un coglione. No, 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 non ci sta. Tu sei un coglioncello perché te la stai ridendo tantissimo. Guardate, inquadralo, inquadralo quel bastardo. Io l'ho raccontata perché fa ridere. No, ma lui ride perché sa come sei fatto tu, capito? No, cioè, ma era... No, guarda negli occhi, guarda negli occhi. Ma a me mette paura davvero questa cosa. Stiamo parlando di 10 anni fa. È successo anche a mio padre. Divedi lo schermo, tonno Nick. Ma ovvio sei che... in mezzo, non si può. Hai ragione anche Stiamo parlando di 10 anni fa, ero ancora, abitavo ancora con mia mamma. Dopo sono andato con mio padre, cioè ero al liceo, ero così. A te ti credo, io dico che lui è uno stronzo. No! Ma sei tu lo stronzo! Ma no, scusami, se tu non vedi il Giuda! Lo sta chiamando tutti in chat! Ma coglione! Ovvio che rido, perché comunque siamo in un contesto dove si ride. Dillo perché ridi, dillo perché ridi, Vez. Lo so. È euforia da cibo. Sì, esatto. Non è ancora finito la pizza. Lascia stare, mi sta distruggendo questa pizza. Vez, piglia sti Doriano. No, no. Piglia ste Berlo. Ma dai! Lanciare i cracker, ma che messaggio. Non me li devo mangiare domani. Proporrei, andiamo avanti con i vocali, sì, torniamo ai traumi e poi, beh, era un trauma anche questo effettivamente. E poi fra un po' andiamo a vedere il film. Andiamo a vedere il film perché, non so quanto duri Doraemon, ma io... No, oddio, Doraemon poco. Cazzo, speriamo che ma io non voglio, vedere Frozen. Un'ora e cinquanta. Porca vabbè, veramente, un'ora e cinquanta di Doraemon. Cazzo, una maratona di Doraemon. Ma porca puttana. Merda. Sentiamo i vocali. Scusate. Riverenza a tutta la Valle Spaziale. Io ho una specie di trauma infantile per Nunu, l'aspirapolvere dei Teletubbies. Praticamente quando ero piccola guardavo un sacco i Teletubbies e c'era questa aspirapolvere che mi faceva sempre un sacco di paura, ma continuavo a guardarlo perché, insomma, è come se mi affascinasse questa creatura mistica. E un giorno mia mamma viene a casa con un aspirapolvere, proprio quelle per pulire tipo il garage, identica a Nunu. Io ho preso un sacco di paura e tipo da lì ho cominciato a fare degli incubi di tipo questa aspirapolvere che veniva a risucchiarmi nella notte e io che correvo a svegliare mia mamma, ma mia mamma non si svegliava. Insomma, ho passato tipo tutte le elementari a piangere durante la notte per questa cosa, finché verso le medie ho smesso di sognarla, ma è stato orribile. Ma che aspirapolveri sono pericolose? Vero? Ok. Pericolose? Se ti distrai ti risucchiano. Sì. Ma che cazzo dici? È un attimo. È un attimo proprio. Ha ragione. Non lo so, questa volta mi ha lasciato un... Giovane Giacomo. Secondo me... C'è quello che è intervenuto anche Porca troia, è vero. Credo. Che bastardi. Pingu. Era una cheat. No. Era una cheat. Non mi pare. No. Ah, okay. Perché hai risposto allora? Devo la rispondere, tu non parli ma mai se non ci sono delle citazioni di Aldo Cesaroni. Loro se le fanno, capito? Poi sono mega contenti, tipo che nessuno li ha capiti. Tipo il loro... Vabbè. Ah, niente, adesso non me la ricordo perché. No, non lo so, mi ha lasciato un po' così questo audio perché secondo me se non riuscivo a immedesimarmi nella sua paura della aspirapolvere, capito? Perché cioè, non era ti una ricordi roba... la paura, cioè come è fatta quella di Teletubbies? No, quella di Teletubbies non la ricordo di della polvere. Effettivamente. Andiamo al prossimo vocale. Capito. Anche io sono rimasto un attimo. Immagina di essere della polvere. Prossimo vocale. No, adesso attacco al biondo non serve. Oh, ragazzi, andiamoci piano. Abusando. Ragazzi, Cesare è rimasto a casa a giocare a Horizon. Era un permesso che gli abbiamo dato. Sì. Io posso per... Tu per cosa vuoi? Quanti bonus no, Vez, posso dirlo adesso? No, raga, fidatevi. Nelson esagera un botto. Ma ovvio che esagera. Allora, anche però, quando, ma... dice, Vez, quando dice però... il cavallo... Io ero piccolino, ero sopra il cavallo è partito, è andato a galoppare tantissimo. Ultimamente il cavallo ha camminato. Va bene, però ma quando ti manca il respiro, dura un botto quel tempo nella tua testa. Sì, okay. Ma tu devi prendere, come dire, far la tara le cose che dice, comunque prendere il succo. È cioè tutto il succo. Normale, è vita normale. No, il succo è che ha avuto un momento di mancamento di respiro, ha chiamato sua mamma, ha chiamato la polizia. No, vabbè. Quello certo, quello la certo. La storia è quella, poi è ovvio che non è che è stato lì 20 anni senza respiro, che è tutto nella sua mente, ma è normale. No, lo so, è che mi accorgo no, però proprio tu non delle... crea un teatro, cioè crea un teatro gigante. È Nelson che cioè, tipo ha Nelson mangiato un burrito a pranzo volta... e non voleva mangiare la pizza a cena, ma si è preso un club sandwich grande 3 kg. Sì. Merda, è vero. Vabbè, ha fatto tipo, 5 giorni... Prosta ma. Sì, prosta ma. Ha fatto tipo...
un mese, ragazzi, dicendomi: ho questa cosa qua, ok? Che poi in realtà mi sa che l'aveva detto in live. Ma certo magari punto. Non lo dire. No, infatti non lo dico. Ho questa cosa qua a livello fisico, ok? A un certo punto, questa cosa qua a livello fisico è scomparsa. Da un giorno all'altro. E io mi sono detto: come cazzo è possibile? Ma perché sono... E io gli ho detto: ma tu ieri mi hai detto questo? E lui: no. Perché lui deve in quel momento dare trovare una razionalità nelle cose, la trova così. Mm. Sì, sì, no, è pesissimo. Però sto cercando di tarare tutta la sua vita su questa cosa qua. Per me è devastante. Sì. A volte siamo... però non capite dei dolori, mali, malesseri che. Vabbè, uno non vabbè si ma si sa spiegare. Da no, allora, sei da Nick, esatto. Cioè, diciamo ancora diverso. Una volta: ci sono persone specializzate. Nick. Stavamo parlando, Nelson, della psichiatria di Nick. Tutti avremo bisogno. Di un grande ritorno! Sicuramente tu, Nick. Riccardo Prodini! Hamburger per tutti! Bella! Riccardone! Che oggi guarderà con noi il film. Qualcuno di pensa... Madonna, ma che profumo c'hai? Madonna, vero, qua. Io sto sudando come una belva, so di patata, cioè vabbè, lasciamo stare. Dicevate? No, dicevamo quando sei andato via, ho acceso il discorso sulla schizofrenia di Nick, che si inventa. Ma potrei dire così, non è così esagerare, gli sbagli. Li sbaglio. E come potrei dire? Delle questioni che probabilmente dovrebbe sottoporre a specialisti. Sì, a specialisti, Vez. Tu hai dei per questo che non parlo con voi. Ma non c'è niente di male, Nick, perché se ne sono male al petto, gli dici vai dal pneumologo. Ma poi mi dite di andare dallo psichiatra. È un medico normalissimo, Nick. Sì, ma non ho un problema mentale. Ho dei problemi fisici. Smettiamo di dire che la psichiatria è una roba per matti. Non esistono più i manicomi. Certo. Che hanno bisogno dello psichiatra sono persone normalissime che hanno una patologia. Sì. Ma a me spaccano quelle persone che a un certo punto non arrivano e tu hai fatto la stessa cosa qualche giorno fa, non su questo che sto dicendo, ma su una roba simile. Arrivi e fai: ho un problema al fegato. Ma come cazzo fai a saperlo? Non l'ho mai detto. Tu hai detto questo. Io penso di avere una e poi hai detto. Ma l'ho detto in gag quello. No, no, non è vero. Sì. Non è vero. Ragazzi, non è vero. L'ho detto, stavamo parlando, stavamo facendo riunione. E tu hai cominciato a fare. Detto, no, meglio che non lo dica. Meglio che non lo dica. Adesso tanto... però ho una domanda per te. Perché la chat sta tutta dicendo che non è vero che parlavate di quello e stavi parlando di me? No, è vero. Stavamo parlando di quello. Sta confermando anche dalla chat. Regia. Che cazzo stai dicendo? Guarda che poi me lo vado a vedere, guarda che scrivono. Ma che stanno dicendo? Quello che dicono era di me, ma di te. Perché devo andare allo psichiatra? No, ci sta. Io No, io non mi hai detto. Che tu hai dei cioè tu ti lamenti di delle cose e poi a un certo punto scompaiono nel nulla e dicono che se lo inventava. Era un po' diverso il discorso. Io mi cacco ancora addosso. Cosa? Solo ho deciso di smettere di farlo pesare. Io non avevo mai detto ciò. No, ma diciamo che quando detto anche in salotto fa freddissimo, poi tu gli fai razionalizzare la cosa e vede che ci sono 20 gradi. Sono... ma no, che non lì è freddo. Semplicemente ho pensato, me la sto vivendo io fredda e basta, non è che posso scaldare. Però, esatto, quindi perché hai razionalizzato la cosa. Però io ho ancora freddo. Io sento freddo e dico ok, però non è colpa effettivamente della temperatura, sarò io. Però ci sta. Che sarò eccessivamente calmo, non di altro. No, mica dicono tutti che sei un falso, Tom. Ma lo sto leggendo, ma non capisco. Cioè, io mi sono comportato Dite chat, dite che cosa. Ho detto questo. Esattamente questo. Che bisogna ridimensionare alcune cose. Certo. Cioè, che bisogna cercare di prenderti. Perché io mi ricordo che a volte. Ognuno di noi ha delle robe del genere. Cioè, tu tipo ti fai delle opinioni solo per dar contro agli altri. Sì, o confermo. O per fare la voce fuori dal coro che non confermo. Sono opinioni vere. Vero. Dipende. Spesso e volentieri. Dipende chi ho davanti. Ma possiamo stemperare un po' gli animi. Io c'è un argomento che dobbiamo trattare secondo me questa sera. Sono mega curioso di questa roba perché è una roba che in realtà non è quello che pensi. Non è quello che sono Carla e Wanda. Cazzo, Carla e Wanda. Ci sono Carla. Allora, infatti nella mia vita, lo sai che stai con Carla e Wanda. Chi è Wanda? Ah, cazzo, sì. Allora, ma era fighissimo. Tutto questo parte dovevamo farlo durante la cena e far andare questi 7 minuti di video. Ho capito, ma io ero 17. Sono 7, no, sono 7. No, 7 solo. Tra poco guardiamo il film, ragazzi. Tra poco guardiamo il film. Allora, prima che Carla e Wanda. Allora, sì, praticamente tutto questo nasce perché Stiva, sì, che salutiamo, membro dei Rover. Ciao Stiva. Ciao Dodo. Che ci guarda sempre. Nonché insegnante. Maestro. Sì. Esatto. Maestro di vita. Il maestro Stiva ha un cane. Sì. Che si chiama Carla. Sì. È già un bellissimo nome. Bellissimo. Cioè, dire, signora Carla, ma venga qui. Si sieda pure vicino a me, signora Carla, come sta? E. L'ha chiamata Carla per Carla e Wanda delle pubblicità della Sigma
degli anni 90. A me sono delle pubblicità spettacolari. Che però quando l'ha detto, cioè queste pubblicità le conosceva solo lui, cioè io non me le ricordavo minimamente. Io ho chiesto cioè, mia mamma, mio padre, nessuno le aveva mai viste. Sì, è la cosa figa che noi abbiamo guardato questo video in cui lui anticipava tutte le battute di Carla Evanda e questo faceva capire sì. proprio che l'aveva guardato al... Ha detto che le guarda una volta al mese. L'ha detto? Testo di parole. È vero, però devo dire che hanno un fascino particolare, cioè io quando l'ho viste mi è venuto da pensare, cazzo è una pubblicità geniale, perché sono queste due signore che fanno le bolognesi, sono bolognesi in realtà, sì, bolognesi, sono bolognesi, sì. E fanno le vecchiettine che fanno la promo, ed è fighissimo, è veramente figo, quindi se le possiamo mandare Nick sarebbe veramente figo. Ma non l'hai preparata? Sei scrignata. Ma ce l'avete in regia o le mando dal mio tablet? Nessuno mi ha dato niente. Io ho sperato che bastasse il link nella scaletta, ma effettivamente. Me le mando dal mio tablet. Colpa mia, allora. Colpa mia. La apro su il tubo se riesco a cliccare. Tipo nella... Speravo. Magie. Mi va mica addosso. Che film ha vinto? Che film ha vinto? Frozen. Che dici? No, ha vinto andiamo a vedere. Per favore, Frozen. No, Doraemon è troppo forte. Ma perché? Andiamo a scoprirlo. Vediamo. Allora. Vediamo un po'. Dai, per favore. Magari. Dico che è poco capacitivo. Comunque, secondo me i registi stanno facendo le gag con le vocine. Sì, sono lì a ciappinare. Al quarto posto con 553 voti. Ormai è fatta. No, sì. No. Addio, accordi. Al terzo posto con 712 voti. Air Buddy. Sì. Perché non vota nessuno su Instagram? È vero, non vota nessuno. Adesso votavo su Telegram e avevo più voti. Ma scandaloso. Al primo posto con 1965 voti contro un secondo posto con 1346 voti. No, vince? Ha vinto. Doraemon. Rage Quit. Cultura. Di Cesare Cantelli, sì. Che dice: fate un ballottaggio finale per il film perché Doraemon è tagliarsi il cazzo. Ah, ma non è tagliarsi il cazzo, bellissimo. L'ha detto Cesare. L'ha detto Cesare. Cesare purtroppo ha la voce in capitolo in questione. Signori, a quanto pare Instagram su questo social non c'entra assolutamente nulla, perciò esatto. Sondaggione! Anche perché, cioè, noi facciamo scegliere a delle altre persone che magari non stanno neanche guardando questa live. È vero. Cosa vedere? Non se lo meritano. Allora, obiettivamente, non per leccarvi il culo, ma qua chi conta siete voi. Dai, è vero, Nelson, no, aspetta, pensa che conti più di più la gente di Instagram, realtà, ma ha una sua logica. Ma vedi che sei un mistificatore. L'ha detto, è un mistificatore. Tu, noi abbiamo fatto il sondaggio su Instagram per coinvolgere persone che magari non sono qua di solito, però se loro effettivamente vogliono vedere Doraemon dovrebbero essere qua. Quindi ora, se siete effettivamente venuti qua, riuscite a vincere nel sondaggio. È vero, riuscite comunque a vincere nel sondaggio. Altrimenti perciò vuol dire che non siete voi. Stasera guardiamo Doraemon o... L'altro... 20 secondo, no, Frozen. 20 secondo. Frozen. Jack, procedete a uscire dal gruppo. No. Doraemon o Frozen, facciamo il sondaggio. Allora, Doraemon... Cioè, dovremmo... Sono... Cos'è, la campagna elettorale? Perché... No. Ah. Doraemon è quello nello spazio e Frozen non è il cartone. Ma sì. Frozen non Frozen fa paura, non è, non è un film di paura. Spiegalo un attimo. È un... neanche thriller. Mi ha spaccato perché Frozen non ho capito... Cioè, l'abbiamo scoperto di Nick. E fa ridere perché c'ha sta copertina in cui c'è uno che è appeso a una cazzo di seggiovia. E il trailer sono loro che parlano prima che forse succeda qualcosa su questa seggiovia. Ed è il classico... film americano un po' del cazzo, ci sono tre persone sulla seggiovia che parlano americano, doppiato, cioè parlano... tutto così, esatto. Ehi, amico, okay, sono il terzo incomodo in questa seggiovia. Doraemon poteva... non ho visto il trailer, è ambientato nello spazio, è tipo Doraemon alla scoperta della luna, che cazzo, non sono roba del genere. Non ha neanche visto il trailer proprio per così. Non l'ho visto il trailer, comunque il sondaggio è partito, potete votare. No, perfetto. Ma non devi metterli tutti, vabbè, li hai messi tutti o magari c'è gente. Allora Air Buddies, ormai è fatta, ormai è fatta. Oh, sta vincendo Frosica. Però guarda che se non vince Doraemon c'è qualcosa di sbagliato, Nelson. Vuol dire che la gente che vota su Instagram è... Allora, sicuramente è meno la gente che... Li abbiamo anche influenzati per un'ora e mezza quasi. No, secondo me no. Secondo me è un botto, nel senso che adesso il meme è votare Frozen. No, puoi fare la tua campagna. No, ma va bene vedere Frozen, io non sono... No, guarda, hai tempo, hai almeno un minuto. Ma a me va bene vedere Frozen, io non voglio... Tre motivi per cui vedere Doraemon. Anzi, io non voglio che vediamo Doraemon perché l'ho messo io e mi spacchereste il cazzo all'infinito. Sì, è verissimo. Quindi meglio guardare Frozen e
guardare quello. Nessuno romperebbe le palle. Nessuno romperebbe. Palesemente se l'è preso. Sì, se ovvio che se l'è presa. No, io, se fossi lui che me ne avrebbe. È che come se alle Olimpiadi hai vinto l'oro e uno dice: no, aspetta, facciamo la gara. Ci rimane male. Guarda, dice l'influenza, c'è. Guardiamo, ormai è fatta. No, però io sono dell'idea che... No, guarda che Doraemon comunque resiste, perché obiettivamente... Cioè... Se è vero che serviva a fare sondaggio su Instagram per portare le persone qua, dovrebbero essere qua a votare, ma non sono qua. Ma abbiamo messo che costa votare? Che costa votare? Che cazzo dici? Bravi, bravi, pagate! Pagare ma per vero, votare qui. Per votare devi pagare, ma che cazzo vuol dire? Nessuno regala niente, nessuno regala niente. No, io penso sia per dare un voto aggiuntivo, però in realtà non lo so. Ma sentiamo due audio. Abbiamo ancora gli audio. Dato, ringrazio per le sub, perché comunque vedo che non si fermano. No, siete mille. Stati molto gentili, grazie non mille. È scontato, mi raccomando. Ma allora, ogni mese poi. Scusatemi, vai. Ho un quesito importante. Sì. Io aspetta che sto ancora guardando la pubblicità. Se le live vengono rinnovate, se la sub viene rinnovata in automatico, mi sono perso. Ogni mese. No, solo scusa, quelle pagando. Solo se non hai Prime. Ok, ogni mese. Sì. Lo stesso giorno del mese. Sì. Dato che febbraio è 28 giorni. Sì. Se uno si è abbonato il 30. Vale uguale. Se conta un mese, non i giorni. Conta un 31 giorni, 30. No, vale. Quindi, un mese. In realtà. Quanto è un mese? Un mese. Cazzo, dal 5 febbraio al 5 marzo. E dal, esatto, sì, e dal 30 gennaio. Ribadisco, un mese. Se uno si abbona il 29 gennaio. Questo non, no, febbraio, è quello il problema. No, no, uno si abbona il 29 gennaio. Quando cazzo gli si rinnova? Io penso l'1 marzo. E dopo cosa resta? L'1? O il 29? Ma sì, scriveremo a te. Sentiamo un audio. Sentiamo un audio, sì, scusate. Ciao penso anche io. Io sono Laura. E uno dei miei più grandi traumi infantili è che quando ero piccola, in quarta elementare circa, avevamo a casa delle galline. Io dovevo dare da mangiare a queste galline un giorno mi erano scappate tutte per il giardino. Nel tentativo di riportarle nel pollaio vengo attaccata da questo gallo enorme che continuava a saltarmi addosso, a pungermi. E quindi mi ha inseguita questo gallo per tutto il giardino, ragazzi, perché mi sono messa a correre. E stavo, cadevo per terra, urlavo, ero completamente nel panico, stavo piangendo, mi disperavo e chiedevo aiuto. Ma guarda che galli per combattimenti. Ma mia sorella mi stavano fissando dalla finestra e ridevano. Ma scommettevano. Ridevano di gusto. E la stessa cosa la stavano facendo i vicini di casa. Volevo sparare. Beh, è finita la nota con forse, volevo adesso, forse scusa. Stava sfociando nell'inquadrata. Realisticamente, quel video dove c'è l'oca che insegue il bimbo, o l'aquila, non mi ricordo, che insegue il bimbo che piange e corre via, fa ridere. Penso che fosse un gabbiano. Un gabbiano. No, forse un bobo, ok, sì, fa ridere. Però secondo me ridi perché sai che è un video. Sì. Beh, cioè, no, secondo me se ridevano non pensavano che fosse un pericolo. Io mi ricordo delle oche che inseguivano dei bimbi da piccoli, io ridevo. Ma perché sai che non moriranno sbranate dalle oche. Non lo puoi sapere, magari inciampa. Secondo me è strafigo, però secondo me il padre doveva armare sua figlia con una spada di legno per avere un pochettino una di... Katana. Una fionda. No, non una roba che facesse troppo male al gallo. Doveva cecchinare il collo da lassù. Un arco, un arco. Merda, doveva dargli un arco. Un arco, bello. Ci stava. È finito il sondaggione, ha vinto Frozen col 56%. Sì! Ma scusa, così si fa? Per Doraemon, forse non lo guardiamo per i cazzi nostri. Adesso, esatto, mi è venuta voglia. Perché secondo me saremmo andati via felici. Cioè, ma sai che cos'è? Secondo me bello e allegro. Non è per triggerarti, ma secondo me perché veniva da te la proposta. Per quello, esatto, no, non è vero. No, è vero. Dai, chi è che proporrebbe Doraemon? Però, se l'avesse proposto Tonno, adesso staremmo guardando Doraemon. Ma non è vero, io sono il più odiato qua. Quindi non mi puoi dire questa roba. Ma non è non dal pubblico. Eh no, il pubblico dovrebbe andare contro. Non saremo manco finiti al ballottaggio, capito? Cesare ha fatto il ballottaggio. No, lui è bravissimo. Cesare mi ha chiamato. Cesare è per cazzo gli anime allora. Ma se l'hai giocato da Dio. No, è vero, Cesare è comunque riuscito a influenzare perché è il più amato. E tra l'altro io ho detto no, non è quello. No, Cesare è quello. Ha paura degli anime. Allora, gli anime fanno cagare. Se gli anime sono belli. Gli anime sono belli. Perché gli anime? Gli anime sono belli, però Doraemon è bello. Perché uno che ama quel tipo di cultura può capire. Sono carini, però gli anime non sono
oggettivamente belli. Obiettivamente. Sono... Io questa frase la estrapolerei e la utilizzerei a tuo sfavore. Ma no, sono oggettivamente io me li guardo, però sono quello che sono. Però sono posso dire che sono... è un po' diverso. Però scusami, Doraemon... cosa intendi con anime? Esatto, perché Doraemon e One Piece, Doraemon e One Piece anche... sono due cose totalmente diverse. Esatto. No, non voglio addentrarmi su. No, vai, vai, appostati. Ma che altro è complesso? Lo studio Ghibli è un anime? Quello no, quello non è un anime. Beh, sì. No. Fa schifo. È un film d'animazione non è un bel film. Ah, cioè, qualsiasi film d'animazione. Vai, affossati. Affossati. Hai detto una stronzata. Ho detto una stronzata. Okay. Ho detto una stronzata. Bene, 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 andiamo avanti. Stronzata. No, la cosa che volevo dire è che secondo me, se adesso Cesare proponesse un film e lo mettessimo a sondaggio con tutti i nostri, certo, vincerebbe, vincerebbe quello, quello di Cesare. Sì. Assolutamente, 100%. Ho una chiamata. Che cazzo dici? Ho una chiamata di Cesare. Non è vero, sta fingendo. Ah, sì. No, io ho visto lo schermo, non c'è nessuna chiamata. Sì? Però è bravo, forse gag. Ok. Sì, è molto bravo. Ok. Aspetta, va bene. Pensate, posso dire, questa cosa la posso dire. Noi praticamente nei lavori... Cesare propone. Vabbè. Dai, continua col tuo ormai è fatta. Ormai è fatta. Ormai. Cos'è ormai è fatta? Quello che ha proposto nei film. Ah, ok. Stefano Accorsi. Grazie Cesare. Al ballottaggio. Al ballottaggio. No, la cosa che stimo di Nick è che noi facciamo dei lavori per delle aziende in cui molto spesso ci capita di scriptare magari determinate cose che dobbiamo dire in una maniera giusta per seguire un filo del discorso in alcuni video, ok? È capitato recentemente. Sì. E la cosa che mi fa ridere è che l'unica cosa che rimane non scriptata e che va contro il volere dell'azienda, nel senso che è proprio improvvisazione pura, ma riusciamo a imporci, è Nick che recita. Cioè, è stato bellissimo. Abbiamo fatto un video in cui Nick doveva recitare e nessuno che cazzo doveva fare. È stata la mia peggiore performance che abbia mai fatto. Te l'hanno pure smontata. Ho scazzato tutto. Però a me fa ridere che nessuno si incazzi e dica dovete scriptare la roba di Nicolas. Sono rimasto malissimo perché ho scazzato. Cioè, io sono andato da Matteo e gli ho detto: guarda, tu lascia fare, sì, ti faccio questa cosa. Ok. Lui fa sì, grande, ragazzatissimo. È assurdo. Io ho scazzato tutto. Vabbè, Nick. Ho perso tutta la fiducia che potevo avere. Tutta. In tutto questo, comunque, sono le 8.40. Sono le 8.40. Dobbiamo iniziare le 7.30. Cazzo, slash niente, le due. Ah, niente, mancaccio la TV vocale. Quanto dura il film, Pingu? Se vorrei. Vabbè, tanto iniziamo. Ma quindi aspetta, adesso dovremmo. Secondo me, ricordarmi cosa avevamo fatto l'altra volta. Allora, non leggeva la chat. Io leggevo la chat. Torno tutti fra un po' di cazzi tuoi con la chat. Però, secondo me, la cosa figa. Tanto te, che cazzo devi fare? Devi fare qualcosa? Boh, ma resta qua con me. Abbiamo solo un'ora e mezza. Un'ora e mezza? Okay. Oh, molto meglio. Quasi una serie molto meglio. Dai. Due per quant'è? 45 si minuti. Si può vedere a due per? Sarebbe molto figo. Sì. Vabbè, in realtà dobbiamo solo mettere. No, guarda. Non si può. No, non lo puoi guardare. Ti dico, secondo me, Nelson, visto che tanto dobbiamo parlare. Voi fate il cazzo. Sì, ma in realtà ci andate, vuole. Andate. 30 secondi. Adesso dobbiamo solo sederci e finire. L'altra volta. Andiamo. E basta andare lì. Ah, bisogna spostare la camera. Lasciami parlare. Ci vuole due minuti. Sì. Vai, parliamo allora. Che cazzo vuoi parlare? Anime. Ok. No,